Allora, buongiorno, salve, grazie a tutti per essere venuti. Allora, oggi è questo nuovo incontro di autobiografie con Michele Beccu. Michele Beccu è un architetto che ha nel suo curriculum una doppia componente, quindi da un lato il disegno, e quindi appartiene un po' a questa categoria dell'architettura disegnata, no? Nella parte iniziale del suo lavoro. E poi invece ha lavorato sull'architettura costruita, nella professione, quindi ha questa doppia matrice, secondo me. E Beccu è una persona che è particolarmente vicina in qualche modo al nostro centro studi, a me anche in particolare, perché è stato da giovane assistente di mia madre Beata Di Gaddo a Valle Giulia nel corso di disegno e rilievo, mi sembra, con Paolo Desideri e Filippo Raimondo. E poi è anche vicino a noi per aver collaborato con Dario Passi, okay, che abbiamo sempre qui presente in questa grande serigrafia che abbiamo qui. E quindi mi sembra interessante seguire questa sua vicenda in modo che ci spieghi com'è passato appunto dall'architettura disegnata all'architettura costruita in qualche modo, no? Passando anche per l'accademia e per l'università, insomma, ci sono questi vari aspetti, e quindi mi sembra di aver detto così l'essenziale. Grazie. Bene, diciamo che Clementina ha già detto molte delle cose che riguardano qui anche il fatto che Michele sia qui. Io sono molto felice perché, devo dire, l'ho chiamato e ho trovato subito da parte sua un grande interesse verso questi nostri incontri. Diciamo che Michele qui ovviamente oggi racconta la sua autobiografia, anche se come dire, intorno a Michele, con Michele c'è un po' la storia, no, di una diciamo uno degli studi più importanti di Roma, sicuramente insomma tra i primissimi studi di Roma che hanno segnato anche una come dire, la contemporaneità di questa città, che insomma ce n'ha poca tutto sommato. Ed è uno studio che appunto, come diceva Clementina, ha, diciamo, in Michele il componente che forse è più vicino anche a questa vicenda, perché questa vicenda, come ripeto più volte, ruota intorno a diciamo, figure che in parte sono state anche intorno a Giorgio, intorno a Dario, anche magari vicino a me. E in più a me quello che fa molto piacere è che questo spazio diventi un luogo vero per parlare di architettura, e non solo di architettura, cioè di quelle cose che, no, precedono l'architettura. Per questo autobiografie. Poi oramai diciamo, siamo diventati molto ambiti, devo dire, no? Beh, abbiamo avuto Franco, insomma, Franco poi è quasi sempre presente, devo dire, alla fine insomma, qua, no? C'è più o meno, dai, anche se all'ultimo momento però c'è. Franz, appunto stavo facendo Franz, Nicola, Cellini. Insomma, diciamo, quello che mi piacerebbe lasciare come memoria anche di questo centro studi, anche dopo di noi, tra 50 anni, diciamo, è far parlare quelli che poi hanno diciamo, che possono raccontare questi ultimi 40 anni della nostra professione, perché poi diciamo, voi avete cominciato all'inizio degli anni 80, sì. Ecco, Franco Cellini un po' prima, però diciamo intorno ai 40-50 anni, questi ultimi anni, forse le figure che passano qui sono quelle che hanno determinato gli elementi più significativi dell'architettura e della contemporaneità dell'architettura.
Ecco, non, ovviamente qui non invitiamo i restauratori o gli storici, insomma, ci piace sentire in queste autobiografie il racconto di come nascono non solo i progetti, ma come nasce una professione, come nasce una formazione diciamo, professionale. Ecco. Certo. E Michele, come dire, adesso credo che ci farà anche emozionare ricordando cose. Per ora sono emozionato io. Dai. Allora, grazie, sì, no, un ringraziamento, non rituale. Ho chiamato questa conferenza, questo racconto, appunto un itinerario romano, perché per me fare questa lezione, l'ho fatta altre volte in forme diverse, oggi l'ho molto ampliata, significa anche saldare un debito così di riconoscenza verso questa città, verso Roma, verso la scuola di Roma che ci ha accolto, ci ha formato, insomma per me è stata veramente un itinerario e un tragitto felice. Sono contento di questa, di essermi radicato in questa città e di aver seguito questa scuola. Qui ci sono molti amici che hanno studiato con me e insieme abbiamo ripercorso moltissime e vissuto moltissime esperienze. Un itinerario che è cominciato con i miei amici con i quali tuttora lavoro, collaboro, Filippo Raimondo, Paolo, ma soprattutto anche Giuseppe Arcidiacono, che si è dedicato poi a Reggio Calabria, Lucia De Vita, con cui fondammo un piccolissimo studio di Via del Pozzuolo prima che diventassi BDR, prima che diventassi ABDR poi con Laura Arlotti che ci ha lasciato e insomma fino ad oggi. Volevo ricordare, lo farò durante il racconto, Luisa Anversa, che ci ha lasciato domenica e che è stata la mia professoressa con la quale ho iniziato a lavorare, del quale sono stato assistente anche per un paio di anni, era una professoressa bravissima. Pensando a lei e pensando a Beata Di Gaddo, che ha citato poco fa Clementina, con la quale ho lavorato anche non solo all'università, ma le ho fatto da collaboratore di studio per 6 mesi, erano delle professoresse molto, non solo molto brave, molto capaci e molto esperte, ma avevano un dono che oggi è difficile trovare, che è la naturalezza dell'insegnamento, cioè possedevano l'architettura e la conoscenza del lavoro, della pratica quotidiana, con tanta dimestichezza e tanta come profondità, che lo comunicavano con grande naturalezza. Questo mi sembra un dato molto importante, un dato che oggi si sta anche perdendo. Io per molto tempo, quando Pino mi ha chiesto di fare questa lezione, ho accarezzato anche un'idea di fare una doppia autobiografia, cioè un'autobiografia mia che tenesse dentro anche un'autobiografia impossibile, naturalmente, di Dario Passi. E poi ho pensato che era una cosa velleitaria, arbitraria, e quindi è la mia autobiografia, anche se Dario, come vediamo, spunterà moltissime volte nel racconto, perché non potrebbe essere altrimenti. Ci sono i suoi disegni, ci sono le sue cose, ma anche le sue teorie, perché Dario, a dispetto anche forse di un'idea che circola sul lavoro di Dario, Dario è stato un bravissimo scrittore di piccolissimi testi teorici che io giudico molto importanti. Quindi questo è un itinerario romano. In questo itinerario comincia Valle Giulia, questa bellissima tempera del Debbio. Quando io entrai in facoltà nel 71 si era appena perso, cioè si era spento l'eco, diciamo, della battaglia di Valle Giulia, cioè questa cosa mitica di un ricordo molto, che ormai si era fatto abbastanza labile, insomma, di quel momento, di quell'episodio. Gli anni dal 71 al 75-76 sono stati molto tranquilli, anche molto di lavoro intenso. Poi nel 77, come sappiamo noi tutti che abbiamo fatto questa facoltà, insomma, è deflagrato un po' tutto, però anche in quel periodo abbiamo continuato a coltivare delle isole di, forse anche un po' con un po' di presunzione, di autoselezione, di auto
no, diciamo, rinchiuderci in ambiti appunto di ricerca che comunque hanno continuato a lavorare anche in quegli anni. Intanto Valle Giulia era un luogo straordinariamente, è un luogo straordinariamente bello. Per me, che ero un piccolo provinciale che veniva dalla Sardegna, da un luogo remoto così, da una città piccola, cioè andare a Valle Giulia, stare lì a Villa Borghese, la Valle dei Musei, la Galleria d'Arte Moderna, l'Accademia Britannica, cioè era già quella era una lezione di architettura, cominciava lì la prima lezione, no? Ed era appunto un'esperienza straordinaria di vita, di conoscenza, di immedesimarsi in questa città. Io abitavo in una stanza d'affitto su via Regina Margherita i primissimi anni e venivo col tram, e quindi già quella era passare attraverso lo zoo, così Valle Giulia, era già quella un'esperienza entusiasmante. Ma l'avvio alla nostra formazione, parlo per me e per Filippo, che abbiamo lavorato e collaborato a questi disegni che vedete, è cominciato con questi disegni del gruppo Anversa, Fiorentino, sono i concorsi per il Centro Direzionale di Firenze e per l'Università di Cagliari. Secondo me questi sono i disegni più, noi naturalmente eravamo degli esecutori, semplici esecutori di questi disegni, ma attraverso questi disegni abbiamo cominciato a capire il valore appunto della trama, del disegno, della retinatura, di questa ortogonalità ossessiva, però sempre legata al paesaggio, con questi edifici, con grandi atri, con grandi buchi attraversati diciamo dall'aria, dai venti, no? Quelli che poi diventeranno anche un po' la casa provvisoria di Dario Passi o altri progetti di molti, di Giangi, di Franco Purini, di molti di noi, di molti di loro che erano appunto i nostri insegnanti e i nostri maestri. Quel concorso in particolare ci forma, noi disegnavamo nello studio di Mario Fiorentino per poche settimane in cui si è svolto il concorso. E Mario Fiorentino e Luisa Anversa, che appunto spero che forse Laura, che è qui, magari se vuol dire qualcosa sarebbe molto contento. Insomma, loro erano i capoprogetto, erano gli autori del progetto, noi eravamo semplici disegnatori, però il disegno passava attraverso l'elaborazione e la pratica quotidiana di Gian Gidardia, di Dario Passi, di Giancarlo Mainini e Fabrizio Sferracherini, che erano i giovani architetti allora che collaboravano con Luisa e con Fiorentino a questi progetti. Questi sono stati i progetti che io riguardo sempre con grandissima attenzione tuttora oggi. Si svolse anche in facoltà in quegli anni 77, mi pare un bellissimo seminario di cui ho ancora le fotocopie, perché allora si faceva, anzi erano ciclostili allora, si faceva un bellissimo seminario sulle città universitarie, su Cagliari, su Firenze, dei grandi gruppi di progettisti che allora si erano applicati a queste cose. Fu molto interessante e molto importante. In questo numero di Controspazio, che fu introdotto appunto, ancora una volta lo dico, singolarmente, oggi a rivedere, ripensare questa cosa un po' mi fa pensare appunto che a un ruolo che forse Dario aveva e che non è stato sufficientemente riconosciuto. Il testo che introduce i progetti di questo gruppo di giovani architetti, si chiama proprio un gruppo di progettisti, un gruppo di progettazione, ed erano Gian Gidardia, Dario Passi, Luisa Gentile, Giancarlo Mainini e Livio Quaroni. Ecco, in questo numero di Controspazio viene presentato il lavoro di questo gruppo di architetti che noi seguivamo, che erano i nostri assistenti all'università e con i quali abbiamo collaborato poi negli studi, e questi loro progetti sono stati per noi, per me sicuramente, veramente fonte di ispirazione continua, fondativi, perché in questi disegni, in questa logica del blocco, dell'erosione però continua, di trame, di velature, di quasi di superfici che si
scorticano in qualche maniera, è stato per me una fonte di ispirazione che mi ha sempre accompagnato. Eravamo fortunati perché stavamo in un gruppo di lavoro forte, cioè il seminario che seguivamo nei corsi di Luisa Anversa, il seminario nostro di Giangi e Daria, ma anche quello di Laura Termes, di Rossana, di Fulvio Leoni. Erano delle isole di ricerca, anche un po' di autoselezione, possiamo dirlo, cioè in quel clima di autodidattismo dilagante, di folla continua che si muoveva senza spesso senza un orientamento, riuscimmo a trovare con ancoraggio in questi studi, in questa ricerca che allora nasceva e poi ci ha accompagnato per moltissimo tempo, che è quella di un ripensamento in chiave poetica, assolutamente lirica, direi, del razionalismo italiano. Questa è un po', direi, la formula di questi nostri lavori. Questi sono dei nostri lavori di tesi che furono pubblicati su Casabella, su un numero dove c'era un importante articolo di Giorgio Muratore appunto su Roma, le periferie, e su un altro altrettanto importante numero di Casabella, adesso lo vedremo, sull'architettura romana, sugli architetti romani. Ecco, questi erano i nostri disegni applicati alla borgata di Primavalle, e c'era un po' questa presunzione, no, di declinare l'eredità la più sottile, la più raffinata, diciamo, del razionalismo italiano, Cattaneo, Lingeri, Terragni, Libera, con però dei modi di rappresentazione che erano molto alla moda allora, tra virgolette, perché usavano questo continuo riferimento a una sonometria molto un po' ermetica, un po' difficile da capire, cioè che quella non so esattamente come si chiama forse la cavaliera militare, non so, questa che rovescia i prospetti e le coperture sullo stesso piano, quindi con una forte astrazione intenzionale. Le astrazioni intenzionali è un'espressione coniata appunto da Dario Passi e da molti critici che hanno scritto su di lui, che era proprio quello che Dario scriveva in quell'articolo, cioè la volontà di rappresentare l'architettura con un grado appunto di astrazione, disegnare una trave 50x50 o 30x30, anche se le ragioni strutturali vorrebbero che avesse una sezione diversa, no? Più verticale, perché appunto il compito dell'architetto è quello di tradurre, no? In una intenzionalità estetica il proprio lavoro, cioè curare con estrema cura, con estrema attenzione il dato espressivo, questo era il dato espressivo che diventerà appunto una nostra continua ossessione. Questo è uno dei disegni del quarto anno, del quinto anno, e contemporaneamente io ne facevo sempre delle traduzioni diciamo poetiche, un po' liriche, un po' sognanti. Questi sono anche dei disegni degli acquerelli di quegli anni lì, 78-79, riferiti alla nostra tesi di laurea. Ecco, questo era il clima entro il quale un po' ci si muoveva, ma qualche anno prima, poco fa citavo appunto Valle Giulia, andare a Valle Giulia, vivere lì. Non condivido fino in fondo, non conosco, non eravamo troppo piccoli, forse troppo giovani, non ricordo tutta questa letteratura che si fa sulla presenza di alcuni, non lo so, che il fatto che al secondo piano ci fossero gli allievi di Muratori e quindi ci fosse una forte contrapposizione politica rispetto a queste tendenze. Ho letto molto sul fatto che io Manfredo Tafur non l'ho mai visto, anzi l'ho visto qualche volta a Via Cavour quando avevamo lo studio Leve dei Serpenti, ma per caso.
Ecco, il fatto che lui dicesse che insomma c'era al secondo piano una cricca di reazionari, insomma, questa cosa non me la ricordo. Mi ricordo invece le lezioni tonanti di Bruno Zevi che andavamo a sentire ed erano assolutamente esilaranti, divertentissime e importantissime. Oggi rivedendo quei suoi libri, quei piccoli pamphlet, anche quella sull'anticlassicismo, li trovo molto invecchiati, molto superati, però insomma sicuramente quel periodo è stato molto importante. Ecco, in quest'altro articolo importantissimo del numero credo 449 di Casabella, ecco, Giorgio apre il suo articolo con dei disegni importanti di Franco, che qui importantissimi per me, per la loro sono disegni epocali, soprattutto questo a sinistra lo conoscete tutti, è ricomposto in maniera lunga, in realtà è più è un unico disegno orizzontale, sono l'abaco delle situazioni spaziali per sezione, o i disegni dei suoi progetti, in particolare i primissimi, che quello che vedete in alto a destra è un disegno storico che Manfredo Tafuri usò come, credo Franco ancora studente, come copertina del famoso libro Teoria e storia dell'architettura. Quindi un clima appunto tra la nuova avanguardia, l'eredità del lavoro sul segno, la paternità di alcune di queste ricerche, o la vicinanza di queste ricerche di Sacripanti, ma anche molto della grammatologia, dell'astrazione lirica, della scuola romana che influenzò tanto Giangi, Dario in particolare, Novelli, Perilli, Twombly, David Hackney, soprattutto per quanto riguarda tutta quanta il versante estetico pittorico proprio del suo lavoro. Giangi e Dario venivano in facoltà dallo studio che stava lì a Via dell'Oca, a poche centinaia di metri dalla facoltà. Venivano a piedi o col motorino, non lo so. Era singolare il loro modo di insegnare, ma era importante perché era continuo, cioè c'era continuità. Loro staccavano, no, la penna, posavano la penna dal tavolo di studio e venivano in facoltà e ci dicevano le stesse cose che facevano sui disegni. C'era questa totale continuità, questa naturalezza. Questo è stato un grande valore, no, della scuola, la capacità di restituire questo senso del mestiere semplice. Si usava un'espressione allora, manualità rasoterra, no? Il nome di uno dei duetti che Moschini ha dedicato, ha costruito nella sua galleria. Però era anche una scuola molto attenta, molto, diciamo, logicamente fondata. Ad esempio, questo lavoro che vedete, che è un normale lavoro del quarto anno, era un meccanismo didattico interessantissimo, intelligente, che oggi non si fa più, ad esempio, ed era quello della, Laura lo ricorderà, si chiamava il seminario del dettaglio, cioè noi prendevamo, ci veniva affidato un progetto di due o tre che venivano selezionati tra i migliori, redatti nell'anno precedente dai colleghi più bravi, più anziani, che veniva portato dai colleghi dell'anno precedente fino a un certo grado di finitura, diciamo al 200, al 100, e noi si chiedeva di portarlo al 50 e al 20. Quindi era un seminario di approfondimento del sul dettaglio tecnologico, non tecnologico, dettaglio architettonico, su quella che allora si chiamava, con una espressione diciamo un po' forse forzata, no? Oggi la chiameremo piuttosto la misura architettonica, no? La misurazione, no? Come si dice anche un po', il proporzionamento, no? Come dicono in ambito monasteroliano i nostri amici, no? Carlo, Moccia e gli altri colleghi. Invece si chiamava la tecnologia formalizzata, cioè quello a dare forma all'architettura, ai pilastri, alle scale, ai servizi, cioè
usando delle proporzioni che non sono quelle desunte dalla normale pratica edilizia, ma sono naturalmente ripensate, rese più complesse, più ricche, più variate, con una misura, pilastri grandi o setti molto piccoli, no? Cioè lavorare su una appunto su una intenzionalità estetica applicata al progetto. Noi imparammo molto da queste esperienze. Le prime revisioni erano disastrose, Giangi ci buttò i disegni per terra, cosa che faceva ogni tanto, e Dario in maniera molto più sottile. Noi avevamo fatto dei corpi scala che avevano gli angoli arrotondati, e allora lui ci fece un segnetto, quello che si fa per fare l'angolo retto, no? Col puntino al centro, ci fece no, si fa così, per dire. La prima lezione che svolgeva, i corsi iniziavano molto tardi, intanto si iniziava a novembre con molta calma, con molta rilassatezza, si facevano poche lezioni, molto importanti, erano degli avvenimenti importanti quando c'era una lezione del professore, di Luisa, o ricordo ad esempio delle bellissime lezioni sul verde di Fulvio Leoni e di tanti. Si facevano poche lezioni e poi era subito, era pratica, era seminario progettuale. La prima lezione la svolgeva Giangi, mi ricordo, nel seminario, ed era una lezione antica, credo che l'abbia fatta per 40 anni di seguito, cioè come si organizza il tavolo da lavoro, cioè la carta, il rito, no? Che bisogna compiere per installare un parallelinea, quindi la carta da spolvero, la spugna, bagnare, aspettare, fissarla con le puntine, aspettare che si asciughi, tendere le corde del parallelinea rigorosamente sul tavolo orizzontale. Nei nostri studi c'era mai il tecnigrafo, c'erano pochissimi ed erano usati dai disegnatori, quelli più professionali, no? Luisa ne aveva uno che non ricordo il nome, forse qualcuno di voi se lo ricorda. A noi rigorosamente si disegnava solo col parallelinio e con le squadre normali e con la squadra orientabile che ti dava gli angoli. Quindi era, però ecco, in quel rito, no, del disegnare fianco a fianco in tavoli contrapposti o del prendere lo studente dell'anno precedente e rielaborarlo, c'era una continuità e c'era un lavorare in orizzontale e verticale tra gli anni e tra le classi, che oggi non c'è più. Oggi c'è questa compartimentazione rigida nei corsi, per cui chi fa il terzo vede solo le cose del terzo, chi fa il secondo vede solo le cose del secondo, non c'è comunicazione intergenerazionale tra gli studenti, anzi è rigorosamente quasi ostacolata questa cosa, ed è un peccato, perché invece l'architettura è un mestiere che si insegna anche vedendo come si fa, come si disegna, come si, noi abbiamo imparato guardando, c'è poco da fare. Puoi guardare se stai vicino, se c'è una prossimità fisica, quindi quel modo di disegnare, di impostare il lavoro era un rito quasi arcaico che già ci insegnava, però era molto importante perché diventava appunto una maniera di essere complici, di condividere queste esperienze. Questi sono i disegni appunto che pubblicammo, che Giorgio pubblicò su questo numero molto importante di Casabella. Io continuavo a fare questi discorsi di analogie, a vedere, no, il San Rocco, ad esempio, che era un progetto mitologico per allora. Allora facevo questi collage di cui montavo le facciate, che sono disegni del 77-78, credo, montavo le facciate del San Rocco dentro appunto delle composizioni di corti dentro corti, come i primi lavori di Giorgio Grassi che cominciavano a filtrare nella facoltà e nella scuola romana, attraverso poi una serie di legami sotterranei, meno coi milanesi e più coi pescaresi. Adesso dopo parleremo di questo. Poi uscì questo numero molto importante per noi, naturalmente, sulle scuole di architettura di Lotus, dove fu pubblicato con mia grande sorpresa e anche un po' di sconcerto, devo dire, da parte dei miei
amici, perché non si capiva, non lo capivamo, perché questo disegno venne pubblicato a tutta pagina. Era un disegno che io feci appunto mettendo insieme lo stesso l'edificio che avete visto poco fa nelle cose, nella raccolta dei disegni dalla scuola. Era un edificio per prati rielaborato in tre varianti, no? Diciamo, linguistiche o stilistiche. Aldo Rossi, Casa per Rossi, Casa per Ungers e Casa per Krier. Ecco, quella triade, anzi quella quadrivio, no, di architetti, Rossi, Krier, Ungers e Stirling, con incroci diversi tra loro, ecco, era il quadrilatero entro cui si formava la nostra, si applicava il nostro, la nostra generazione. È stato il momento forse più formativo. Quei progetti li abbiamo, i loro progetti li abbiamo ristudiati, ridisegnati. Allora c'era un meccanismo molto semplice che si ridisegnava. Allora, ridisegnare i progetti di Rossi o di Ungers o di Stirling era un esercizio di montaggio e smontaggio utilissimo, continuo, continuo. I nostri assistenti venivano in classe, anzi non in classe, nei banchi, nei tavoli, facevano delle lezioni molto semplici, commentavano dei progetti. Gianni e Dario venivano con tre fotocopie spesso di Runcorn di Stirling, o piuttosto che ad esempio del tetto delle unità d'abitazione di Marsiglia, e su quello si faceva un'intera lezione, si stava ore e ore a discutere e a guardare tre fotocopie, ed erano più che sufficienti per fare un intero pomeriggio di revisioni, e tutti sentivamo le revisioni degli altri. Questo era molto importante, perché è una cosa che ora non sta molto scadendo, purtroppo. Cioè, i ragazzi vengono al laboratorio, sentono la loro revisione come da uno psicologo e poi se ne vanno spesso, oppure vanno a tornare al loro banco e raramente ascoltano le revisioni degli altri. Questo, devo dire, un po' lo trovo singolare. Ecco, in quel numero l'editoriale di Casabella che ho citato, l'editoriale di Tomás Maldonado, era illustrato con un disegno di Dario, ne stiamo già parlando molto. Noi, finita la laurea, abbiamo concluso insomma la nostra laurea 78-79, ci siamo laureati io e Filippo nell'80, Paolo Desideri pochi mesi dopo, io e Filippo col progetto, con una parte del progetto che avete visto, una rielaborazione di case e servizi a Prima Valle, Paolo con noi, con una correlazione anche di Beata Di Gaddo e una tesi teorica, tra virgolette, che provava a rileggere i principi che noi avevamo cercato di applicare nella nostra tesi di laurea dal punto di vista tipo morfologico, alla luce, diciamo, dell'insegnamento del libro di Giorgio Grassi, Das Neue Frankfurt, della scuola di Pescara, del rapporto morfologia-tipologia. Ecco, Dario nel 78 fece questo disegno. Mi soffermo un po' su questo disegno, perché per me questo disegno è importante, ma dirlo che dire sia importante è banale. Questo disegno è molto di più, è un disegno che non è stato molto, non voglio essere presuntuoso, secondo me non è stato indagato a sufficienza dalla critica. Però questo disegno ha un valore, posso dirlo, come il disegno di poco fa di Franco Purini sull'abaco delle situazioni spaziali, oppure un disegno del moderno recente importante, pensiamo, non so, al disegno di Gregotti, quello per Cefalù, con tutti gli edifici nel fondo valle, no? Ecco, secondo me a quel livello di importanza, è un disegno teorico, un aeroplano che poi è quello di Diversi Nasciti e Ture, il Farman Goliath mitico, no? Di Le Corbusier, incastrato nei pilastri di una
di un edificio, un presunto edificio periferico, una casa provvisoria, come lui avrebbe detto. I pilastri coincidono, si fondono con le aste, diciamo, del biplano, no? Che tengono la trave reticolare del biplano. Ecco, sembra una è una metafora, intanto anch'io non l'ho capito mai bene, l'ho studiato molto di recente, però ho riletto delle cose. L'unico che un po' ha penetrato questo, un po' il mistero, no? Che c'è in questo disegno, credo che sia forse Vittorio Savi, nel testo che ha scritto insieme a Giorgio Muratore, cioè ognuno ne ha scritto uno, Giorgio Muratore, Francesco Moschini e Vittorio Savi al libro di Dario, e poi c'è il testo di Dario. Ecco, Savi un po' interpreta questo disegno, secondo me, e dà una chiave di lettura, però questa lettura non è stata molto ripresa, mai ripresa, mi pare. Questo Savi si dice, questo disegno pone un interrogativo, cioè Dario si pone un interrogativo con questo disegno: può, no, il portato, no, della pesantezza di questo intensivo periferico, no, di una casa collettiva, di un edificio popolare, no, essere non solo sopportato ma alleggerito, no, nella sua massa da questo aeroplano, appunto, che si incastra nei suoi pilastri, nella sua base, quindi in teoria dovrebbe farlo volare, dovrebbe farlo, no, alleggerire. Ecco, questa è un po' mi sembra una chiave interessante, perché fa capire il rapporto che c'è nel lavoro di Dario. Chi Dario pone questo problema: tutto quello che io faccio, che è così fortemente tipologico, spesso anche duramente tipologico, pensiamo ai progetti che abbiamo fatto insieme, ad esempio per le grandi città, o questi primi progetti neorazionalisti, no, di Dario Passi, può essere contaminato, appunto, con la leggerezza, con le tecniche, con la presa a prestito, come dice lui, di tecniche altre, e quindi con l'apporto dell'arte, della pittura, dell'intenzionalità estetica. Insomma, c'è questo passo di Savi che mi è sembrato molto interessante per capire un po' questo enigma di questo disegno, che secondo me è molto importante, con questo il libro di Dario. Di Dario, del periodo, cioè qui metto i lavori che abbiamo fatto insieme. Noi per con Dario abbiamo Dario Giangi prima, abbiamo fatto insieme, con Giangi ancora presente, il concorso per la piazza Stamira d'Ancona, e poi con Dario cominciamo una collaborazione con questo progetto. Il sodalizio tra Giangi e Dario si allentò un pochino, Dario mise su un suo studio, Giangi un altro, con, devo dire, amicizia, ma anche con una relativa, forse Giangi lo dice sempre, con una relativa anche incomprensione, forse, da parte di Giangi, di questa separazione. Ma insomma, le cose sono andate così. Ecco, quindi questo era il progetto di Bibbiena, di una fabbrica di tannino che viene riconvertita a scuola, no, operaia, popolare, collaboratori, con le cose, con questi disegni, ecco, vertiginosi, molto, no? Dario parlava di questo disegno come di un pericolo, no? Mi piace rappresentare qui un'idea di pericolo, quasi, no? Di stare in questa scala così ripidissima che distribuisce questi ballatoi. E poi contemporaneamente vedete la felicità, no, del trattamento pittorico, artistico, di quella stessa chiarezza e durezza quasi tipologica che è ben presente in questi disegni, con questa rappresentazione, appunto, sempre contaminata, sempre di scorcio, far vedere la complessità, far vedere i due lati sempre del progetto, utilizzando, appunto, anche modi di rappresentazione, lo ripeto, convenzionali e anche molto di moda. Pensiamo a tutto il lavoro che ci affascinava moltissimo dei Five Architects, di Hajduk in particolare, per questo tipo di disegni, le cataste, la fase delle cataste, di questa invenzione un po' neonaturalistica, ma già presente però in una traccia antica della scuola romana. Pensiamo
al famoso disegno del grattacielo Peugeot di Sacripanti, le facciate soprattutto, il lavoro di Ancona, il lavoro di, sul fianco del Duomo di Cefalù, anche questo molto interessante perché mette insieme un edificio razionalista, però curvo, molto, molto glam, molto affascinante, no? Nella sua complessità artistica, insieme a enigmatiche sequenze di cataste chiuse. Ecco, qui c'è un disegno che anticipa un po' il nostro lavoro, dove è evidente, no, la, il debito, no, forse, non lo so, lascio ad altri commentare questa cosa, è chiaro che c'è un legame molto stretto, no, tra questo disegno e quello che poi noi abbiamo realizzato. E poi il libro Architetture di città, lo mostro perché questi sono gli altri due lavori che abbiamo fatto, è stato un periodo in fondo breve, sono stati 2 anni e mezzo circa, dal 79 all'81, qui abbiamo fatto dei progetti che io giudico importantissimi, non perché abbiamo collaborato a questi, ma perché hanno segnato un po' poi l'evoluzione di come, cioè di come la scuola romana si è evoluta, di come anche alcune suggestioni, alcune cose sono state forse recepite, forse anche in ambito internazionale, non ho difficoltà ad affermarlo. Tutto il c'è una torsione della tipologia tradizionale. Noi facevamo delle piante, prendevamo delle piante molto semplici, molto schematiche, e poi per ripetizioni, variazioni, integrazioni, adattamenti progressivi al contesto, vedete tutti quegli tentativi di ricucire il complesso tessuto delle ala attorno al grande buco, insomma. E quindi c'era questa continua torsione e invenzione tipologica a partire però da tipi semplici che erano quasi sempre gli stessi e sempre molto ripetitivi. I partiti architettonici diventano molto più urbani, tra virgolette, no? Tutto quel patrimonio di architettura dell'irismo, no? Razionalista, di Terragni, di Lingeri, Cattaneo, si stempera leggermente e invece viene molto fuori un riferimento molto forte alla scuola romana, alla scuola milanese, Muzio in primis, De Finetti, Marcello Piacentini, l'Adolf Loos più urbano, no? Soprattutto nel montaggio che fa tra basamenti, diciamo, riferiti alla città, con gli atri, le cornici, le decorazioni, e invece poi delle elevazioni molto austere, molto da Neue Sachlichkeit. E questi sono dei miei disegni in cui è evidente, no, la filiazione rispetto ai coevi disegni che stava facendo Dario Passi, ad esempio, sulle Hall o su Lützowplatz. Questi progetti non furono accolti molto bene all'inizio. Ricordo una recensione, non di Lützowplatz, ma di Leal, una recensione un po' violenta, ad esempio, di Carlo Emonino, che parlò di architettura staliniana, forse qualcuno di voi se lo ricorda. Poi invece ci fu una grande, cioè Dario aveva una grande stima di Carlo Emonino, fece un'intervista molto bella a su un numero vecchissimo di Segno, a 3 architetti, appunto, uno era Moschino, era Emonino e l'altro era Dardi, mi pare, appunto, poi Emonino, sappiamo, aveva molta stima di Dario. Le mostre che facevamo da Francesco Moschini, ecco, per dire l'affiliazione, questo disegno di Dario, io poi feci questo, no, cioè, mi pare evidente, no, il rapporto, le prime pubblicazioni sul disegno che dobbiamo a Francesco Moschini, alla sua inesauribile capacità di tanto di storico dell'architettura e critico dell'architettura e dell'arte, ma di promuovere l'architettura contemporanea, promuovere l'architettura moderna a Roma tutt'oggi, insomma.
ma per me, per noi era importante, si vede nei disegni, era importante anche dove stavamo, dove vivevamo, dove abitavamo. Io ho abitato con Filippo per un anno circa al Tiburtino Terzo, non nel Tiburtino di Nicolosi naturalmente, ma nelle case vicine delle cooperative. In quell'anno abbiamo assistito a questo evento che ci ha molto colpito, che è stata appunto la demolizione di buona parte della borgata di Santa Maria del Soccorso. Ci è sembrato un atto proprio, noi la studiavamo, avevamo fatto la tesi su Prima Valle, quindi eravamo molto vicini a quell'esperienza, molto, erano tipi da studiare per noi, soprattutto nelle uscite architettoniche e stilistiche più convenzionali come questa, no? Cioè io sognavo che questo fosse un progetto di Giorgio Grassi, per dire, come dire, un po' lo è, no? Cioè, era questo, no? Ecco, assistere comunque a quella demolizione così brutale, così stupida, mi ha sempre fatto molto pensare, perché è una città appunto che non ha saputo, no, costruire un'alternativa a se stessa in maniera condivisa. No, bella, questi edifici avrebbero meritato un attentissimo restauro filologico. Qui in sala c'è la mia amica Milena Farina, che studia queste cose e ha fatto dei bellissimi libri proprio sulle borgate romane. Quindi queste cose sono state distrutte. Invece questo stare vicino alla periferia, aver abitato lì, poi abitato per 10 anni alla Garbatella, in case di Paniconi e Pediconi, questo vivere da vicino la periferia per moltissimi anni, poi la Garbatella è una periferia storica, ecco, mi ha molto segnato, mi ha fatto pensare che comunque uno la città la deve frequentare, la deve abitare, la deve vivere anche nelle sue parti più desuete, e trovo che queste architetture hanno perso, no, nel corso degli anni, dei decenni, quel marchio d'origine per cui erano state costruite, che era quello dell'allocare delle demolizioni in centro, e quindi dell'allocare delle famiglie in nuove case isolate, in quartieri che erano dei ghetti isolati dal contesto urbano, senza servizi, senza trasporti, pochissimi, ecco, hanno perso, no, quel marchio d'origine anche politico, fascista, come si è stemperato, e sono invece diventati dei luoghi della condivisione, no, della familiarità urbana, del vivere collettivo, che era un po' il nostro sogno anche, no, politico. In quegli anni noi abbiamo avuto un'esperienza politica molto importante, proprio nel 77, 76, 77, 78, negli anni in cui la facoltà era percorsa dai tumulti più, come dire, più violenti, complessi, noi frequentavamo la cellula del PC, io sono stato nel PC per 10 anni, la cellula del PC di architettura, che era un luogo, potete immaginare, di grandi intellettuali, di grandi professionisti, di progettisti, i nostri professori stavano alla cellula di architettura, alla cellula del PC, e parlo di persone del calibro di Melograni, di Renato Nicolini, di Luisa Anversa, di Mario Fiorentino, c'era Raffaele Gorgoni, che era un nostro amico, mio e di Susanna, che sta qui in aula. Quella è stata un'esperienza formativa importantissima. Alcune riunioni si tenevano a Via dei Frentani, dove c'era la federazione, altre in facoltà, ed era ogni volta sentivi parlare Melograni o Fiorentino, come dire, come tuo compagno di banco, come tuo compagno di partito, insomma. Quindi potete immaginare il valore formativo che possono avere avuto quelle riunioni, anche se poi si perdevano spesso tra noi giovani nel tentativo di interpretare
gli oscuri editoriali di Renato Nicolini su Controspazio, perché per noi spesso erano incomprensibili, non avevamo lo spessore culturale sufficiente per capire tutta quella complessità, tutta quella ricchezza che lui metteva dentro gli editoriali. Quindi per me la periferia era un dovere politico, no? Era un orizzonte figurativo, naturalmente, come sempre, e vedete, di maniera, no? Aldo Rossi, che ne so. Però la nuova professionalità, che era una formula politica che allora si agitava molto dentro il Partito Comunista, era questo, era un riscatto no, architettonico, insediativo, di servizi sociali, ma secondo me anche figurativo, no, della periferia romana, della periferia. Questi sono dei disegni di preparazione per la tesi e poi successivi. Disegnare queste cose, cioè era un orizzonte figurativo, perché questa continua presenza di muri recinti, come la periferia romana, i muri recinti, interclusi, ossari, noi chiamavamo ossari queste specie di costruzioni non finite, cioè ossature di cemento armato abbandonate, tralicci, no? Di questo paesaggio pseudo-sironiano, so, che noi ci ostinavamo a rappresentare i nostri disegni, era un orizzonte figurativo ed è diventato una maniera, ed è entrato dentro i nostri disegni, anche copiando il lavoro di molti dei nostri maestri, insomma, naturalmente, copiandolo in maniera spudorata. Questa temperie culturale si capisce soltanto se si pensa a cosa è stata la tendenza romana, che è stata una cosa molto strana. Si può capire, ad esempio, l'esperienza di uno studio come quello di Dario, oppure di un'esperienza di lavoro editoriale come la Clare, siamo nel tempio forse della Clare, alcune mostre di Francesco Moschini, come questa, la prima mostra antologica completa di Giorgio Grassi è stata fatta a Roma da Francesco Moschini, la prima mostra antologica romana di Aldo Rossi è stata fatta a Galleria Pan da Francesco Moschini. Ecco, e in più c'era una vicinanza con Pescara, arrivavano quasi di contrabbando, diciamo, dei testi della tendenza pescarese, del gruppo di Bonicalzi, Renna, quindi attraverso la ricezione della tendenza a Roma è stato un fenomeno molto particolare, è durato anche abbastanza poco nel tempo, però molto forte, molto radicato, e ha generato una serie di risultati, tra cui appunto molti di noi hanno aderito esplicitamente, no, a quel tipo di lavoro e a quel tipo di ossessività. Questo è un disegno che ho fatto io allora, nel 78, credo, 79, in cui appunto era un disegno di autocommissione, era una ricerca mia, e mi sono inventato un po' questa specie di disegnino che voleva un po' riflettere sul rapporto tra tipo e lotto in Grassi, che è un tema, come tutti voi sapete, importante, perché Grassi lo dice lui, no? In questo libro, forse uno dei saggi più belli, no, di teoria d'architettura che è stato scritto in Italia negli ultimi 30 anni, 40 anni, è proprio Architettura lingua morta, dove Grassi fa una specie di cosa finale, no, lui la chiama una specie di denudamento, non so, una specie di confessione finale. Dice: io non faccio i prospetti, non li so fare. Faccio dei frontespizi molto lunghi, poi quando devo girare l'angolo, devo interrompermi sul lotto, che sull'isolato che mi viene dato, sulla parcella catastale, la tronco lì e faccio una facciata cieca, oppure con pochissimi buchi. Ecco, questa cosa mi ha sempre molto impressionato, perché nel suo essere
così rigoroso, no? Così teorico, così bravo anche nel progetto urbano, tutti i tipi di progetto. Ecco, però c'è come un travestimento poetico, no? Cioè non voler rivelare che quella poi è la maniera che a lui piace di fare i progetti, che a lui piace quel tipo di prospetto, gli piace quel tipo di nudità architettonica. Questo mi è sembrato sempre un aspetto molto interessante su cui riflettere. Poi ecco, provai anche a fare il collage di quei progetti, ma poi è finita lì. Abbiamo partecipato a numerose mostre alla galleria di Francesco Moschini, che devo dire ci ha promosso, ci ha ospitato tantissime volte, e dobbiamo a lui molta della nostra, diciamo, fortuna architettonica, anche se così si può dire. Intanto il gruppo che lavorava con Dario si è un po' consolidato, furono chiamati, noi eravamo già un po' alla fine di questa esperienza, furono chiamati molti nuovi giovani, li vedete qui, Carapacchio, Renato D'Astoli, Antonella Laforgia, Misa, che era una bravissima disegnatrice, Lamberto, che purtroppo è scomparso, e fondammo una specie di gruppo di lavoro che voleva, insomma, interpretare l'architettura di Dario, ma costituire un po' un gruppo di tendenza a Roma. E facciamo questa mostra, appunto, che si chiamava Una situazione romana, dove mostrammo i nostri progetti, tra virgolette, classicisti, tra virgolette, no, novecentisti, diciamo. Ad esempio, in questo collage che vedete c'è una mescolanza, no, tra un nostro progetto di affezione e il Flaminio di Dario Passi. Però è un gruppo che si sfaldò subito, perché per ragioni che sono facilmente comprensibili, noi nell'81 lasciammo lo studio di Dario perché avevamo bisogno di costruirci una nostra, nostro lavoro, una nostra professione, perché dovevamo vivere, dovevamo raggranellare un pochino di denaro. Io veni a lavorare da Beata Di Gaddo a mezzo tempo e il gruppo un po' si sfaldò. Poi, diciamo, la nostra il testimone, insomma, del lavoro con Dario è stato preso da molti altri giovani, tra cui Carlo, che sta qui, Carlo Lococo, e abbiamo continuato a mantenere con Dario un rapporto bello di amicizia, di lavoro, e anche molto, però con grandissimi intervalli di silenzi e qualche volta anche di incomprensioni. Citavo, ecco, la ricezione romana della tendenza si fonda su alcuni piccoli fatti che sono stati, l'ho detto, il lavoro della M, il lavoro della Clear, la prima mostra, appunto, che fu fatta su, diciamo, poco fa, un Graziano di Giorgio Grassi, fu la piccola mostra sulla casa dello studente a Chieti, con un cataloghino che fece Moschini di progetto e dettaglio, se non ricordo male, anche, oppure furono due cose in contemporanea. Ecco, la Clear è stato un momento importante di questa ricezione romana, molto breve, però anche molto sentita, no, da noi. La Clara faceva allora delle cose che, a rivederle oggi, magari avercele oggi delle mostre così, io allora neanche sapevo, non avevo capito chi erano gli Smithson, sapevo benissimo chi era Arduino Cantafora o Antonio Monestiroli, però ad esempio non avevo capito chi erano gli Smithson, perlomeno non l'avevo capito bene. La Triennale di Milano, la scuola di Pescara, che ha avuto un ruolo importante proprio in questa cosa. Ecco, era più con Pescara il legame che con Milano direttamente, almeno per noi. Per te no, perché tu sei stato allievo di Giorgio Grassi, e quindi tu sei più milanese dei pescaresi, il più milanese dei pescaresi. Appunto, io cominciai a lavorare con Beata un pochino, un anno circa, disegnavamo la mattina soltanto, facevamo dei piccoli progetti per Monte Argentario, e contemporaneamente eravamo studi assistenti all'università, facevamo questo tipo di sperimentazioni prima che
Beata cominciasse il suo lavoro anche importante con Giorgio, diciamo sul Novecento romano. Facciamo questi disegni anche in cui nel rilevare, i lavori erano di rilievo, era disegno e rilievo, quindi era Villa Adriana, Villa Borghese, no, i grandi monumenti romani. Sulla Villa Adriana facciamo questa sorta di collage dove poi c'erano, trasparivano un pezzo della Tourette piuttosto che un pezzo del palazzo del Littorio di Terragni. E poi facevamo dei progetti di autocommissione, no? Con la schematicità e l'astrattezza che si può avere a quell'età. Qui in un edificio che è bellissimo, è tuttora incompiuto, e dove c'è, c'è una comune molto importante dell'area ostiense, lì dopo il ponte ferroviario, noi, io e Filippo, progettammo, era l'80 mi pare, progettammo questa specie di intensivo commerciale con grandi magazzini e uffici, cercando di sfatare un po' all'americana, no? Con una sorta di nascente, no? Filo americanismo, l'idea che non si potevano fare edifici commerciali. E allora prendemmo, come se si potesse fare così facilmente, no? Le torri del Chicago Tribune, del Bessheimer, e le incastrammo sul basamento sulla Michaelerplatz di Adolf Loos. Cioè, naturalmente, astrattezza, no? Però anche una volontà di dire qualcosa di teorico, per noi era questo soprattutto, insomma, un'intenzionalità teorica molto forte. L'atrio della Michaelerplatz, bellissimo, quel gioco di scale, lo copiamo quasi pedissequamente, insomma, facemmo questi disegni, poi naturalmente commentati dalla solita maniera di ridisegnare in maniera traslata, no? Poetica, tra virgolette, esasperata, formalista, no? Quelle stesse architetture. E questo idem nell'82, questo lo pubblicò Giorgio quando faceva i quadernoni AA, come si chiamavano? Sì, scusate, Annali di Architettura, i 2-3 numeri molto importanti che pubblicò Giorgio di Annali di Architettura, e anche qui c'era una volontà di fare una specie di quartiere, un Werkbund romano, no? Un Werkbund romano, senza l'astrattezza del Werkbund, o tentando di non avere l'astrattezza del Werkbund, invece un riferimento a un classicismo romano molto estenuato, molto rarefatto. Purtroppo questi sono venuti male, ma sono dei disegni ad acquerello, ci mettiamo mesi a farli naturalmente, e quindi c'è un po' una contaminazione sempre tra un'atmosfera metafisica del Novecento romano e invece questo fondo tipologico molto assertivo, schematicissimo talvolta e molto ripetitivo. Ecco, anche questo era un progetto di autocommissione nel Piazza della Moretta. Ecco, voi sapete cos'è Piazza della Moretta, è un posto piccolo, delicatissimo, cioè pensiamo come poteva entrarci questa cosa, in effetti è molto problematico. Ecco, io qui c'è una fase ancora più mia, più intimista, diciamo, del mio rapporto con la città, il mio abitare alla Garbatella in quegli anni, studiare la Garbatella, prendere l'autobus tutti i giorni per andare. Allora c'era un autobus che chiamava l'11 che andava dalla Garbatella alla stazione Tiburtina passando per la città universitaria, quindi ci fermavamo lì per andare alla mensa universitaria per mangiare, per pranzare. Questo bellissimo disegno di un numero di Domus degli anni 30 che non ricordo chi fece, era appunto una prima guida di Roma moderna all'incontrario. Ecco, io in quell'occasione mi feci una specie di un itinerario romano, una specie di via crucis mia personale, laica, no? Che mette insieme, proprio guardandoli dall'autobus,
una serie di edifici che erano assolutamente, oggi si direbbero ordinariness, no? Cioè progetti non identitari, progetti, cioè edifici banali, tra virgolette, no? Ora naturalmente nessuno si permetterebbe più di usare un'espressione del genere per quel tipo di contributi, no? Non so, la Torre degli Scambi sulla Tiburtina, che poi è stata demolita, la Casa dello Studente di Muratori, il bellissimo, mi piace tuttora ancora, edificio di Mandolesi lì al Piazzale del Verano, la BNL di Piacentini, su via, no, di Pascoletti, su via Leventino, bellissimo, è stato purtroppo restaurato, anzi diciamo un po' deturpato in maniera commerciale, gli edifici di Pistrucci, per caso questo autobus li elencava tutti, no? Ci passava accanto a tutti, e quindi per me quella, come una specie di via Crucis laica, come se io volessi essere una specie di flaneur, no? Ottocentesco, che come Benjamin o come Baudelaire, non so, passeggia nella città e vede queste cose. Invece c'è un passo molto bello di Benjamin che dice che a Roma non ci può essere il flaneur, non a caso il flaneur è nato a Parigi, che è una metropoli. Roma è troppo piena di stipiti, di cornici, di lapidi, di capitelli, cioè per essere flaneur bisogna dimenticarsi, no, della città, bisogna sognare, camminare, cioè, invece a Roma incontri sempre una tale massa, una dose quotidiana di arte che ti viene incontro, che tu percepisci, che ti impedisce di estraniarti, di dimenticarla, no, quella città, la devi... ci sei comunque dentro tutti i giorni, ha vinto tutti i giorni. Ecco, anche la vicinanza a Gian Gidardia, abbiamo fatto insieme gruppi distinti, il seminario di Cerretto Sannita, i suoi disegni bellissimi, il lavoro che Gian ha fatto con Ariella Zattera, con cui ho condiviso 20 anni quasi, più di 20 anni di lavoro a Bari. Ho avuto la possibilità di conoscere questa persona straordinaria, questa docente bravissima, amatissima dagli studenti, capacissima soprattutto, che ha sempre lavorato con altre persone, no? con Giangi, con Dardi, sempre con questo ruolo molto tranquillo, pacato, faceva i plastici, ha imparato, ha insegnato ad esempio a tantissimi studenti, a centinaia di studenti di Bari, a come si fanno i plastici. Ecco, qui comincia anche un po' il mio avvio verso la scrittura. La scrittura è stata un po', devo dire, un'istigazione di Francesco Moschini. Uso un termine un po' cattivo, perché Francesco era molto bravo, però aveva, così come un collezionista compulsivo e un po' tirannico, era anche un committente di scritti, voglio dire, poco ortodosso, perché mi chiedeva, un giorno mi chiese, avevo scritto una recensione alla mostra di Grassi su un numero di Segno che a lui piacque, insomma, che era fatta molto bene, insomma. Da allora mi ha chiesto delle recensioni che io facevo su Rinascita, cioè lui le proponeva a Rinascita, quindi figuriamoci, io ero stato comunista, quindi per me scrivere su Rinascita era una cosa, come dire, naturalmente di grande onore, di grande considerazione, però con delle richieste assurde. Lui mi chiamava il venerdì, mi diceva, mi scrivi una cosa, serve il lunedì, cioè, capito, sì, sono due cartelle, vabbè, ma due cartelle, pensate, insomma, per me che erano inizi non era facile, quindi passavo questi fine settimana a scrivere, a battere a macchina questi piccolissimi testi. Questo è su una mostra che voi avete fatto alla Claire, sarà su questo, sul gruppo che poi è diventato storico, no? Degli architetti berlinesi, giovani berlinesi di allora. Su questa cosa di Rinascita c'è anche un piccolo aneddoto, tanto scorro. Quando scrissi una cosa su Dario,
A Rinascita si erano scocciati di questo modo di fare di Francesco, diceva questo ci porta questi scritti di questo giovane, non sappiamo neanche chi è, e allora intitolarono uno piccolo scritto che feci su Passi, lo intitolarono per questa volta Passi. Quindi figurati, io mi sono vergognato fino alla radice dei capelli, però poi è andata così, ne ho scritto molti altri piccoli, ecco, però Francesco è stato in questo molto bravo, no? In questa capacità di suscitare, no? la scrittura. Poi appunto abbiamo dovuto costruire uno studio, abbiamo dovuto iniziare a lavorare professionalmente perché si formavano delle famiglie, insomma bisognava tirare avanti, non avevamo ancora un inquadramento universitario. Abbiamo iniziato con piccoli progetti. Questa è la prima cosa in assoluto che abbiamo costruito con Filippo, è una casa pensata un po' alla Wittgenstein, insomma, in Sicilia, poi è stata naturalmente molto trasformata. La casa sull'acquedotto a Ferrandina è un articolo anche di Clementina che fu pubblicata su un articolo di Clementina. Partecipavamo alle iniziative dell'assessorato al centro storico di Carlo Aimonino, allora in quegli anni, 85, 86, 84, con il consulto su Roma, che è stata una importante esperienza di lavoro, di conoscenza. Insomma. Qui lavoriamo molto sul tema della sonometria, lo sapete, è nelle nostre corde, ma nelle corde della scuola romana disegnare in questa maniera, in cui la rappresentazione è tutto, questi tagli e questi scorci assonometrici molto radicali e molto forti, il laboratorio di Cerretto Sannita. Qui mostro questo disegno a destra sul quale potrei fare una lamentazione purtroppo sulle tecniche di come si disegnava allora e di come questo modo di disegnare purtroppo è tramontato ed è distrutto, perché questo stesso disegno non ho fatto in tempo a fare la diapositiva, ma oggi è leggibile perché le basi cianografiche su cui facevamo questi acquerelli, queste velature esposte al sole scompaiono, quindi tutti i campi della coloratura si mescolano, diventa una cosa, purtroppo diventano un'altra cosa, non c'è un modo per restaurarli, naturalmente si devono ridisegnare forse, non lo so. Ecco la Triennale di Milano del 95, questo è importante, qui ci sono alcuni passaggi tecnici anche della rappresentazione, questo è l'ultimo, questo è un disegno, un lucido lungo 3 metri, tutto fatto a mano, ed è gli amati spaccati assonometrici che conosciamo e che tutta la scuola romana ha imparato a fare, con questo taglio, no, a 12 gradi, molto lento, per cui uno vede l'architettura come dal tombino, diciamo. È l'ultimo disegno, è l'ultimo progetto fatto integralmente a mano, quasi integralmente, anzi totalmente integralmente a mano, prima di passare all'AutoCAD e al digitale. Poi ancora dei disegni, questo tardo, devo dire, un mio progetto su una ossessione che ho per un luogo che è Piazza Galeria, dove c'è questo cubo di muratura irrisolto, era una vecchia fabbrica chimica, è bello perché è un cubo completamente vuoto, ma c'ha le proporzioni bellissime, perfette, era una vecchia fabbrica chimica, si chiamava la Socciarelli, ero lì, ho fatto appunto con Luisa Anversa molte tesi di laurea. Cioè, era una mia ossessione quello di entrarci dentro, no? Con un edificio e fare questo portale molto monumentale, molto urbano, e poi dilatarsi in una specie di insula interna che tuttora esiste, è molto bella, ci stanno dei carrozzieri, dei meccanici, ed è una specie di oasi di pace bellissima al centro di Roma, Piazza Galeria, all'inizio di Via Cilicia. Vedete i disegni, naturalmente sono sempre con qualche piccolo distacco, no? Dagli ormeggi del porto sicuro, diciamo, della rappresentazione romana o alla Dario Passi, insomma. Cioè comincio a avere qualche
trasparenza, limiti, no? Qualche prima cosa di autonomia. Un ritorno a Roma, questo era un bellissimo libro dove c'erano, anche questo per me è stato molto importante, questo piccolo libro, era una mostra curata credo anche da Clementina, dove ci sono degli scritti di autori, Moschini, Portoghesi, Purini, Dardi, Mattiacci, artisti, molti artisti, in cui loro raccontano il loro, perché loro stanno a Roma, perché si sono fermati a Roma. E questo è, per me è stato molto importante, perché capire le ragioni nascoste, anche teoriche, di un impegno sulla città, di una permanenza. Per noi stare a Roma, parlo per me e per Filippo, Raimondo, non è stata mai una scelta cosciente, è stata un normale, naturale ambientarsi, no? In una città, radicarsi in una città, in un progetto di lavoro, no? In un progetto di vita insieme, insomma, con Filippo lavoriamo insieme da quasi 50 anni. Io ho continuato a scrivere, ho scritto su questa cosa su Domus, me l'hai fatta scrivere tu, credo, questa, nel tua, quando tu eri vice direttore di Domus, probabilmente, no? Di Domus di Magnago, sì, questa cosa sulla presenza di questi teleri di Dario in un luogo a Viale Castrense, dove non, nella sede del Messaggero, dove non so se ci stanno ancora. Facciamo una mostra a Milano, nella sede della M, faticosissima a costruire questa mostra, e nella sede che è stata ristrutturata da un progetto di Franco Purini, e noi facciamo una specie di progetto, vedete qui il disegno, che ricavava delle stanze espositive con dei teleri trasparenti che scendevano e formavano degli ambienti e interagivano, entravano e uscivano da quella specie di, non so come definirlo, quella specie di trave passante che Franco Purini ha costruito in quella galleria. I primi lavori anche in Sicilia, piccolissime occasioni, però questa, per dire, fu un momento di collaborazione con Rob Krier, che ci costruì una piccola statuina, no, con le sue mani, per questa piccola fontana. Altri progetti, questo è Gran Michele, questo è il progetto per la chiesa del 2000, il progetto di vicariato del 2000, questi sono disegni di Filippo Raimondo. Filippo Raimondo è un disegnatore, è inutile che io lo dica, è il più bravo di tutti noi, secondo me, ed è un artista vero. Questa anche è una chiesa, è un progetto fatto manualmente, però con poi delle uscite, tra virgolette, digitali. In questo collage che io feci per la facciata c'era un po' il ricordo delle nostre chiese sarde, che sono bellissime, quelle del romanico pisano, del centro della Sardegna, nel nord-est, ovest della Sardegna, che hanno queste tessiture fatte di pietre, si chiama pietra di Rosei, con diverse colorature, più rosse, più rose, e poi col romanico classico bianco e nero. No, collaborai con Antonello Cucco a una mostra su Nivola. Abbiamo fatto un progetto, siamo passati in seconda fase per i magazzini frigoriferi di Venezia, un progetto che vinse Enric Miralles. Poi abbiamo fatto dei lavori a Fregene, un grande progetto per l'area di via di Fiorentini. Ecco, questo è un passaggio importante, perché da quel progetto tutto manuale siamo passati ai primi, sono pochi anni di differenza, ai primi progetti invece fatti con il digitale. Ecco, però il processo di riconquista della densità, i primi render erano inguardabili per tutti noi, naturalmente, è difficile, è tutto, oddio, il processo per, forse c'è una presa che è un po' lenta,
tutto il processo di ricostruzione della densità figurativa che noi avevamo nei nostri disegni, no? Ma anche materica, di trame, velature, cioè è un processo che è durato 10 anni, non a caso, proprio dall'85, 86, 87 ai tardi anni 90, cioè prima di potermi dichiarare soddisfatto, no, degli esiti figurativi dei nostri progetti, ci sono voluti 10 anni, per anni i render erano inguardabili, erano legnosi, gli alberi erano quelli che sembravano fatti col traforo allora, no? Ecco, ancora il rapporto con la rappresentazione, questi sono dei disegni sempre di Filippo Raimondo per un campus Pindaro che non so quando, una mediateca che non so se riusciremo mai a costruire, la partecipazione alla Biennale del 2006 con un progetto feci molto mio perché il curatore della rassegna di quella parte era Claudio D'Amato, col quale io dal 94 e poi cominciai a collaborare all'Università di Bari. Posso dire di essere un po' tra il gruppo dei fondatori, sono stato il primo insieme a Carlo Moccia e Marco Manino ricercatore di Bari. Ecco, questo progetto è per Siracusa ed è un progetto tutto ipogeo, tutto costruito sulle latomie. E infine appunto la Tiburtina, questi sono disegni prima, questo è un mio disegno, questo di sinistra, un primo disegno fondativo del progetto ed è un disegno di progetto, nel senso che è uno dei primi esperimenti di impianto. Questo è un disegno durante la Tiburtina e questo è un disegno magari dopo la Tiburtina. Per me il disegno è così, lo farò vedere nell'ultima parte se ci arriviamo, ma forse sì. Il disegno è prima, durante e dopo il progetto, cioè prima nelle fasi di sperimentazione continua, anche di appunti astratti, senza una precisa destinazione tipologica o funzionale, cioè morfemi di architettura, piccoli pezzi. Durante è nel lavoro quotidiano, continuo, di correzione dei disegni. Noi a studio disegniamo con la penna rossa, con le penne queste qui, rosse, perché col rosso si riescono a correggere meglio i disegni. È diventata una nostra cifra anche stilistica del disegnare continuamente. E poi per me è dopo, cioè rifletto continuamente anche su vecchi progetti. Nella fase finale proverò a mostrare questo aspetto, cioè la ricerca di un segno, di una rielaborazione. Quindi il disegno è prima, durante e dopo. Dobbiamo cambiare file, spero di non andare molto lungo. Come si mette a tutto schermo qui? Va bene così? Va bene. Mostrerò ora se velocemente un intermezzo che è tutto professionale, per poi se riusciamo alla fine invece una parte molto privata del mio disegno appunto continuo, casalingo, domestico che faccio. Sul tavolo di cucina, rigorosamente. Mostro alcuni progetti soltanto perché molti sono noti, sono stati pubblicati molte volte, forse alcuni anche troppe volte, siamo stati anche rimproverati di avere una overproduzione di cose, ora invece non ce li chiede quasi più nessuno i progetti ed è tutto molto più tranquillo. Queste sono le nostre pubblicazioni principali. Mi piace mostrare questi piccoli progetti che pochi conoscono, forse sono tratti dal libro che Electa ha fatto su di noi, costruito molto da noi in studio con Dario Costi e con un bellissimo testo di Claudia Conforti.
Questa è l'asilo nido di Pietralata, sono del 2000, questi sono dei miei disegni, questo è 100 celle, quindi anche questo lavoro sulla periferia, sui contratti di quartiere è stata una fase molto intensa. Questo progetto adesso, che era fatto di due parti, delle case bioclimatiche che sono abitate, un piccolo asilo nido e poi una piazza scavata dove c'erano dei servizi collettivi di rango, diciamo, circoscrizionale, che erano totalmente sono totalmente diruti. Ora il comune con i piani del PNRR ci ha chiesto di trasformare la parte bassa, quelle due immagini che vedete a destra, in appunto una piccola biblioteca di quartiere. Questi sono invece dei miei piccoli libri un po' didattici, un po' professionali, occasioni un pochino più singolari. Il Palazzo delle Esposizioni ci ha posto un problema importante, secondo noi, cioè quello del rapporto tra un piano di recupero molto restrittivo che imponeva la conservazione della sagoma, no, della vecchia serra vetrata piacentiniana di Pio Piacentini, distrutta nel 1936, e invece il nostro sforzo per cercare di costruire una stereometria pulita che restituisse sì le ragioni della vecchia serra, però nelle viste prospettiche, attraverso un dispositivo di slittamento della copertura e di un arcareccio della copertura in una posizione piuttosto che in un'altra, ci ha permesso insomma di raggiungere questo obiettivo. Qui c'è una collage con un donghi, perché questo donghi è stato regalato dai costruttori, la SAC, credo, al palazzo. C'è un problema sempre. Il progetto per il restauro del Museo di Reggio Calabria, di Piacentini, ecco, anche lì ci ha posto il problema di ereditare un progetto che è stato bocciato dai comitati di settore, partecipare a una consultazione ristretta e trasformarlo in una nuova identità, con una piazza coperta, quindi recuperando uno spazio piazza, attraverso anche un lavoro con Alfredo Pirri, che è un artista eccezionale, che ha molto vicino agli architetti, molto vicino all'architettura, con una sensibilità estrema per l'architettura, che ha riletto questo progetto. Aveva un dato impiantistico molto, molto forte, molto condizionante, che ha obbligato all'ispessimento delle pareti dell'atrio. L'ispessimento delle pareti dell'atrio naturalmente ha cambiato il valore degli infissi piacentiniani, che sono stati cambiati, modificati e trattati semplicemente come specchiature di vetro. Su questo ingrossamento, su questo ispessimento delle facciate, Alfredo Pirri ha costruito una specie di alfabeto tettonico, un'estrazione di figure della stesura, no? Della scrittura piacentiniana, costruendo delle forme appunto che si distaccano, autonome, enigmatiche, proprio come una specie di alfabeto muto, che si distaccano dalla parete e gli confluiscono. Un artista può fare una cosa del genere, e gli conferiscono un alone rossastro, rosato, dato proprio dallo scostamento della parete con un angolo, e c'è un montante interno dipinto di rosso che, con una forte luminosità naturale come è in quel luogo, restituisce questo piccolo alone, un segno, no, colorato sulle pareti. Questa è la terrazza, il roof garden, che non è stato mai inaugurato, mi pare. In diretta connessione con quel lavoro abbiamo fatto un piccolo ampliamento del Museo della Sibaritide, dove ci sono questi volumi intrappolati dentro un involucro tutto trasparente di cataste. Poi abbiamo realizzato una seconda stazione, dopo la stazione Tiburtina, che per noi ha rappresentato un fatto lavorativo non solo importante,
ma ci ha cambiato la vita, nel senso che ci ha cambiato il modo di lavorare, nel senso che siamo passati da uno piccolo atelier, come era la tradizione romana, di 8 persone, 10 persone al massimo, a uno studio di circa 30-40, quindi con problemi amministrativi, organizzativi, gestionali molto complessi ed economici anche, naturalmente. Ecco, però abbiamo vinto questo concorso negli anni 2014-18, abbiamo realizzato questa bellissima stazione, per me bellissima, a Casablanca, dove c'è il tema ancora una volta del ponte sospeso, perché è una stazione che a ponte che congiunge, che collega due parti della città, una parte dell'espansione di ottocentesca, novecentesca di Casablanca, più composta, più compiuta, urbana, e una parte, come spesso capita nel retro delle stazioni, della vecchia stazione, questa è la vecchia stazione, quella che vedete naturalmente, è una zona industriale, di magazzini, cioè in rapida, una specie di San Lorenzo, ormai in rapida riconversione. Abbiamo lavorato con delle aziende produttrici locali, con imprese locali, con una committenza assolutamente di livello europeo, con riunioni settimanali, cadenzatissime, direzione dei lavori espertissime, ditte produttrici un po' sparse in tutta l'Europa, ma con forti radicamenti lì in Marocco, con produzione di materiali a piè d'opera e montaggio che ci hanno permesso di realizzare delle cose che oggi in Italia sarebbero quasi impossibili da fare. Ecco, questo è il ponte in costruzione con una grande reticolare realizzata in Turchia, e poi invece con questa enorme copertura che si appoggia al suolo, che è tutta rivestita di questo materiale, che è un materiale, il Coria per capirci, ma non è il brevetto Coria Dupont, quindi è la stessa, diciamo, composizione chimica o quasi, ma è prodotto autonomamente in Marocco, quindi con costi accessibili, bucato secondo il nostro disegno, cioè traforato a creare questa specie di musharabia sul nostro disegno, direttamente a piè d'opera in cantiere, e quindi montato in una estensione gigantesca di, come quantità di materiale. Questo, come potete ben capire, in Italia sarebbe stato impossibile quasi per i costi. Insieme all'EMAX, che è questa specie di Corian, c'è invece tutta una produzione di musharabie colorate sul nostro disegno, su nostra fattura, e queste sono state prodotte in Italia. Una ditta, sono molto bravi, stanno in Toscana, vicino a Montepulciano. Noi abbiamo fatto questo disegno, questo brevetto, ripetuto in una serie di colori che richiamano naturalmente i colori nazionali del Marocco, e quindi abbiamo realizzato questo ponte, che è una grande copertura, un grande abri, no? Cioè un grande copertura sovrana, no? Che copre tutto questo grande spazio su due piazze sopraelevate, che sono caratterizzate da due grandi enormi scalinate. E siamo riusciti a ottenere questo effetto anche di grande astrazione, che è una cosa che noi cerchiamo, no? Nel segno architettonico, una grande la sera ha dei colori bellissimi, ed è un progetto con un forte impatto urbano. Questo è un grande atrio a tutta altezza, con una grande scalinata che porta all'atrio superiore, e poi questa grande copertura copre tutto quanto l'edificio di stazione, e poi si piega in questo grande volume molto astratto, molto enigmatico sulla piazza. Un'altra realizzazione recente è qui a Roma, qui adesso vediamo due edifici velocemente per la scienza. Questa è una piccola ampliamento o insediamento della Sapienza, una piccola facoltà di medicina e psicologia al Sant'Andrea. Vedete quell'edificio a destra, è il Sant'Andrea, di cui da 10 anni circa abbiamo vinto anche un concorso per un ampliamento, cioè
sapete, la Sant'Andrea ha questa forma curvilinea ed è previsto un ampliamento ugualmente curvilineo davanti, molto basso, ma di questo concorso ci chiedono continue varianti, ma non è ancora cominciato il cantiere. È un edificio piccolo, un cubo, con un programma molto semplice, aule nelle due ali laterali e un grande atrio vuoto centrale. È stato realizzato anche questo con la SAC. È interessante il meccanismo di sezione, come vedete in questo piccolo disegno tridimensionale, perché la sezione diventa una specie di atrio a tutta altezza, con caratteristiche anche di un ruolo climatico, di estrazione dell'aria, dell'aria calda e di pannelli solari e di condotazioni, appunto, quelle bioclimatiche che oggi sono quasi imperative, no? Per tutta quanta la produzione edilizia corrente. E l'atrio però ha due, gli atri sono contrapposti con due altezze molto differenti, e questo grande atrio si innalza fino alla copertura dell'edificio, cattura la luce nella copertura e poi scende in queste due pareti inclinate dove si affacciano i corridoi che distribuiscono le aule. Avete visto la pianta, è molto semplice, molto elementare. È un po', per me è stato, in quel momento stavo guardando e scrivendo una cosa su un edificio di a Losanna, al Politecnico Federale di Losanna, di Perrault, Dominique Perrault, quello della la Mechanic Hall, che è fondato su un principio uguale, molto semplice: due aule, cioè due file di aule, un atrio a tutta altezza passante con ponti che lo attraversano. Due anni fa abbiamo, dopo un sacco di fatica per accreditarci nell'albo dei fornitori del Politecnico di Milano, che è una cosa che ci ha sfinito, perché hanno, lo sapete, siamo tutti architetti, è inutile che faccia qui, che racconti a voi che cose che già sappiamo tutti, cioè di che cosa è diventato il progetto oggi e cosa è diventata, cos'è la complessità e che cos'è l'invadenza della burocrazia, delle regole e delle certificazioni e di cosa bisogna aver fatto per poter fare. Siamo riusciti comunque a entrare nell'albo di fornitori, e ci propongono ogni tanto dei lavori stranissimi sui quali alcuni abbiamo anche rifiutati perché erano proprio delle cose infattibili per noi. Poi finalmente ci hanno proposto questa, che è una commessa invece molto bella, molto interessante, che è una torre di ricerca, è una rototower, come la chiamano loro, cioè è un laboratorio, la parte questa a destra che vedete, questa più bassa, è una rototower, cioè una camera per la sperimentazione dei motori, dei rotori, cioè i motori degli elicotteri e dei droni, quindi potete ben capire qual è il livello oggi di importanza di questo tipo di sperimentazioni che fanno, che si fanno, essendo i droni una delle cose più, mi pare, nominate al mondo in questo momento. E poi a fianco una torre di laboratori sperimentali per i dipartimenti di meccanica, energia e normali laboratori di ricerca. Noi, rispetto al progetto a base di gara, che è quello a sinistra, abbiamo deciso di avere un'unica quasi volumetria con un'estrusione di una torre molto alta di laboratori e poi l'involucro, la parte invece della rototower, che è questa a destra, è rimasta ha comunque questo involucro continuo. Anche questo è un progetto importantissimo, ci hanno fatto fare un sacco di varianti, ci hanno fatto arrivare fino alla progettazione definitiva e adeguamento con i nuovi decreti ai nuovi prezzi di quest'anno, del 2002, visto il decreto appunto che vuole far rientrare un po' le imprese dai costi dei materiali che sono aumentati moltissimo per la pandemia e per la guerra,
Però finirà lì, perché molto probabilmente andranno in appalto integrato e quindi per l'ultima fase non sapremo cosa succederà. Progetto molto bello, molto interessante per noi. Abbiamo imparato anche un sacco di cose, ma la professione è fatta anche di queste cose. Invece nel progetto che voi tutti conoscete, che non vi mostro naturalmente, è di Firenze, perché è ben noto, ecco, prima mostravo questa immagine, o questa. Questo è un collage che non ho fatto io, è una pagina del libro che appunto è stato curato da Dario Costi, quindi di questa immagine ha responsabilità Dario Costi, però devo dire, la condivido perché spesso gli accostamenti di immagini riescono appunto a fare, a dire molto e costruisce comunque una specie di aforisma, insomma, sul nostro lavoro che mi pare molto chiaro. Dopo la grande sala da 1800 posti siamo riusciti a realizzare la seconda sala da 1000 posti all'auditorium di Firenze, cioè questo volume qui, questo che si vede a destra, che nella progettazione del 2011, finita nel 2011, avevamo lasciato come una scatola chiusa, perfettamente finita all'esterno ma al grezzo all'interno. Quindi con nuovi finanziamenti, con nuovo lotto di lavori abbiamo fatto una nuova sala sinfonica, cioè, o meglio, era nata, doveva essere una sala da 1000 posti dedicata esclusivamente alla musica sinfonica e classica, invece come sempre in corso d'opera le richieste del Maggio e del Comune di Firenze sono molto evolute e abbiamo dovuto quindi adeguarlo a una sorta di è un modello più tedesco, no? Della scatola di scarpe, però ibridato, cioè con una scena non al centro ma insomma spostata verso un terminale dell'aula, con altri posti alle spalle che possono diventare o il luogo del coro oppure il luogo per il pubblico nel caso invece di opere che consentono la presenza del pubblico su due lati. Quindi anche opere di danza o comunque di performance di musica contemporanea o di altro tipo di attività artistiche. Questo è un render e sono tutta questa concitazione volumetrica che vedete è naturalmente progetto, ma è anche acustica, perché l'ha verificato totalmente, come sempre, dalla BBM Müller di Monaco, che l'ingegneria acustica del teatro. Tutto il teatro, tutto il legno che vedete, questo è un render ancora, occumè, e tutti invece i volumi scuri e il tetto sono è dipinto, cioè legno e cartongesso, diciamo, doppio, con tutta una serie di lavorazioni dipinto. Questa è la realtà, è la realizzazione, vedete, con tutta l'orchestra schierata, questa è l'orchestra classica da 100-105 elementi, mi pare che sono il Maggio, e dietro vedete i posti per il pubblico o per il coro eventualmente. Tutto naturalmente si muove, sbotolabile, estensibile, c'è la fossa per l'orchestra, il piano della scena si muove con tutta la tecnoscenica che è importantissima, oggi è difficilissima. Questa è una fase della lavorazione, questa è una, ecco, questa è con una scena montata, e questo è il controcampo, vedete, dalla sala che da dietro l'orchestra, che ha una sezione molto, precipitosa, cioè sale molto, quindi c'è questa complessità volumetrica molto forte, molto affascinante. Fare questo, tra l'altro, ci ha consentito anche di fare piccole sistemazioni al contorno, cioè nei connettivi laterali di questa sala ci è stato permesso, ci è stato chiesto dalla sovrintendenza di sistemare questi gessi, che sono dei gessi di un artista che si chiama Bruno Innocenti, che erano conservati al vecchio Maggio musicale a Firenze, al Comunale di Firenze,
e sono gessi di scene di vecchie opere, però sono molto belli. Abbiamo fatto questo progetto di allestimento con la sovrintendenza e creano questo un alone un po', diciamo, metafisico in questi fondali dei corridoi. Molto belli anche, vedete, quei lampadari, quelli sono dei lampadari che loro avevano buttato, cioè buttati, ce li avevano nei magazzini, erano del vecchio teatro comunale, appunto sono lampadari di Venini, disegnati da Scarpa, e avevano 2000 di questi bicchieri di vetro conservati, così buttati. Ci hanno chiesto di fare un progetto di allestimento, con gli elettricisti sono messi lì con molta pazienza e abbiamo costruito in 2-3 punti del maggio queste assemblaggi di queste di grandi lampade in forme così quadrate e rettangolari. Questo è il lavoro che invece mi sta impegnando, devo dire sfinendo anche un po' personalmente questa fase di lavoro. Sto facendo la direzione dei lavori, quella vera, cioè quella non solo degli architetti, no? che scelgono le cose, i colori, il progetto, alcune parti progettuali, ma solitamente delegano, come faccio anch'io del resto, tutta la parte amministrativa e gestionale a chi lo sa fare. Invece questa volta io sono il direttore dei lavori, quindi coordino anche tutta la parte amministrativa con più persone, tra cui un bravissimo, per fortuna, abbiamo trovato questo geometra di Ferrara. La direzione dei lavori oggi è una cosa impossibile, veramente di una difficoltà estrema, cioè un corpo a corpo continuo con la stazione appaltante, il RUP, l'impresa, la direzione dei lavori che sei tu e le tue direzioni operative, cioè strutture e impianti, che spesso sono un fronte interno più complesso e più difficile da gestire del fronte esterno con gli altri. Comunque è un lavoro affascinante, io sono contentissimo di farlo perché sto imparando un sacco di cose sulla costruzione vera, anche tradizionale, perché è un palazzo storico, e quindi con molta fatica, insomma, però la faccio volentieri. È Palazzo Massari, Bevilacqua e Cavalieri di Malta, si trova, è un palazzo gemello, non come fattura architettonica naturalmente, al Palazzo dei Diamanti, nel senso che sono della stessa azienda comunale che si chiama Ferrara Arte, e con il Palazzo dei Diamanti abbiamo condiviso la stessa lotta corpo a corpo con il professor Sgarbi, che in corsa, mentre noi consegnavamo e validavamo il progetto esecutivo, ha deciso che questa addizione che vedete qui, che poi si è trasformata più volte, questo piccolo pezzo moderno non ci doveva stare, perché adesso ve lo faccio vedere, a lui non gli piace il moderno e non gli piace, e voleva mantenere una cosa che adesso vi mostrerò. Allora, esattamente la stessa vicenda di l'Abix al Palazzo dei Diamanti, solo slittata di qualche mese dopo, con molta meno rilevanza giornalistica e mediatica, ma ugualmente violenta. Io ho avuto un alterco proprio con lui, alla fine poi lui mi ha riconosciuto anche devo dire l'onore delle armi, dice no vabbè lei è stato bravo, insomma, comunque ci ha fatto levare questa piccola addizione che vedete, che doveva costituire un, è sull'interno del, come dire, non è su strada, è sul cortile interno che dà su un bellissimo parco che è Parco Massari, e doveva costituire un piccolo pezzo museale ad altissime prestazioni per poter avere climati e poter avere i prestiti. Come sapete, i grandi donatori internazionali non danno le opere se non c'è una certificazione delle qualità dell'aria, ventilazione, temperatura, chimica, costante. Quindi devono essere due sale specialistiche che dovevano ospitare dei prestiti, che dovevano rendere più appetibile, più ricca l'offerta del museo, che è già ricchissima, per capirci. De Pisis, Boldini, tutto il Museo del Novecento, è una parte dell'archivio di Michelangelo Antonioni.
il cartaceo, insomma, le fotografie, moltissime cose, il carteggio di Michelangelo Antonioni. Ecco, questa cosa qui si sarebbe dovuta impreziosire di questo piccolo spazio che doveva essere, cioè doveva mettere in condizioni Ferrara Art di chiedere, che ne so, un Degas a Parigi piuttosto che, non lo so, un Rauschenberg in America, non lo so. Ecco, questa era l'addizione, e lui ha detto no, questa cosa non si può fare perché questa cosa fatela in campagna, a casa, cioè fatela come hanno fatto Miralles e Tagliabue, che la chiesa l'hanno fatta in campagna, non la vede nessuno a Ferrara, cioè mi pare una cosa vostra. E dopo lunghe cose si è comunque deciso di, questi sono alcuni aspetti del progetto, la realizzazione della caffetteria, questa è la seconda versione concertata con la sovrintendenza, perché ci hanno chiesto, ma lo dico con molto rispetto delle competenze delle sovrintendenze, che sono gente che lavora e sono molto seri, ci hanno chiesto no, allora il rivestimento metallico, l'ardesia non va bene, ci vuole un materiale che vada bene per Ferrara, allora deve essere litico, deve essere Ferrara di mattone, quindi deve essere vicino al mattone. Oh, noi abbiamo interpretato il mattone in una maniera che ci sembrava contemporanea, ci hanno chiesto di tirar fuori la scala ad estruderla, ed è un compromesso non bellissimo, lo riconosco io stesso. Poi alla fine però questo è stato ucciso totalmente. Questa è la sequenza di 13 saloni continui, bellissimi, tutti a tema, tutti affrescati, tutti con temi diversi, di Palazzo Massari, che appunto dentro di sé accoglie anche la palazzina dei Cavalieri di Malta. Questo è l'accesso che dovremmo fare al centro di documentazione Antonioni. E quindi, allora, in virtù di questo pezzo monco che adesso vi mostrerò, ecco, appunto, per poter avere, mantenere quel balconcino con quelle due finestre, che era la sezione troncata dell'ala simmetrica del palazzo, mai costruita, mai realizzata, ci è stato chiesto insomma, dal RUP, abbiamo concertato di fare soltanto la scala. Allora, questa scala è diventata un oggetto anch'esso carico di attenzioni e di intenzionalità estetica, perché è l'unico piccolo elemento contemporaneo che si vede in questo progetto. Queste sono le tante varianti che abbiamo fatto, con la scala ruotata, con la scala parallela alla facciata, con la scala parallela al bookshop estruso, e infine è stata scelta una, questi sono dei miei disegni di studio di questa cosa, è stata scelta una soluzione con una semplice facciata vetrata e davanti a un tendaggio di elementi di tenuti da dei filamenti di acciaio con una tecnologia molto nota spagnola che si chiama Flex Brick. Questo è il progetto e questa è quella che speriamo diventerà la realizzazione. Ecco, Sgarbi, il professore, si è innamorato di questo l'oggettina, diceva no, ma quella è bellissima, dobbiamo ottenere assolutamente quella, perché io da lì mi affaccio e vedo il parco. Va bene, che è una giusta anche considerazione, però insomma la sua, devo dire, capacità anche politica, no, di gestione di questo dato è stata elevata, cioè noi abbiamo dovuto cedere, c'è poco da fare, poi siamo riusciti a salvare un po' con questa soluzione. E lui ha una, secondo me non capisce i nodi veri dell'architettura, perché diceva delle cose strampalate. Ah, ad esempio, si potrebbe fare come ha fatto Gaetano Pesce, cioè a Ferrara, cioè, capite, qui come poteva, forse sarebbe stato bravissimo, non lo so, però detto, a fronte di questa cosa lui ha una capacità di vedere politicamente le cose, lo ha riuscito con questa cosa, sottrarre i soldi della
dalla dizione che non si fa più, rispalmarli nell'appalto, e ha chiesto quindi di poter completare in un unico appalto, cosa che adesso stiamo procedendo con molta fatica. Infine, se avete ancora un po' di pazienza, questo è il lavoro che stiamo facendo a via dell'Ambaradam e la fermata della metro C. Vi mostro cose che sono proprio sui tavoli o in cantiere. Le cose vecchie, giustamente, sono note, non vi voglio tediare. Si trova durante gli scavi della metro C una ad Ambaradam, in un posto molto, molto centrale della città, ma anche molto assorto, molto, voglio dire, come dire, solitario quasi, come è appunto lì il viale Iponio, cioè dietro il grande complesso della, diciamo, della Basilica di San Giovanni, dove c'è quella bellissima, voi tutti lo conoscerete, dove c'è via della Ferratella, ai laterani c'è quel muro lunghissimo in mattoni che custodisce gli archivi vaticani, che è un posto molto strano, molto solitario, è un po' un retro di Via Gallia. E quindi proprio lì si costruisce questa stazione, vengono rinvenuti nella prima parte dello scavo questa costruzione romana di una caserma presunta, così la dà la sovrintendenza, di centurioni o comunque di una sorta di guardia scelta, è stata datata come se fosse una guardia scelta dell'imperatore Adriano attorno, e la caserma fosse attorno al 100-200 d.C. Questo ritrovamento importante crea la necessità di un progetto nuovo che, oltre alla stazione, preveda una parte museale. Quindi, a differenza della stazione San Giovanni della metro C, che sceglie un'altra strada, no? Quella di mostrare le cose mentre scendi alla metro, sono due dispositivi molto differenti, quindi non c'è una musealizzazione, però c'è una percezione, una partecipazione, una percezione dinamica. Mentre scendi le scale vedi tutta una serie di cose, mentre percorri gli atri vedi una serie di cose. Qua invece la sovrintendenza, data l'entità dei ritrovamenti, è, come dire, una loro forte desiderio di autonomia, di costruire comunque una cosa nuova, hanno chiesto che il museo fosse totalmente, sebbene visivamente in continuità visiva, fosse in continuità visiva, fosse separato come gestione e fosse un museo vero e proprio visitabile. Queste sono le prime fasi progettuali, è un progetto che ha avuto infinite varianti, anche questo, e qua mi piace dire questa cosa, cioè il progetto insegue proprio lo scavo, si modifica adattivamente, non so se creativamente, comunque praticamente di fatto ogni pochi mesi si è modificato in relazione a quello che si stava trovando, perché mano a mano che si scendeva si trovavano altre cose. Come sapete, l'atto di costruire una metropolitana ha un principio fondativo rozzo, elementare, è una scatola di cemento di certe dimensioni, sempre quelle. Si costruisce questa scatola di cemento che mano a mano affonda nel terreno, viene puntellata da puntoni metallici e dentro si comincia a scavare. Poi arrivano le linee con altre tecnologie, con un altro cantiere, che arrivano, bucano la scatola e si forma la stazione. Quindi mano a mano che si scende si costruiscono i solai, la scatola si consolida e si controventa. Ecco, questo principio fondativo è elementare, però è vero, funzionano così. Quindi significa che mano a mano che scendi trovi delle cose. Infatti sono stati fatti dei ritrovamenti a quota 7, se non ricordo, e poi a quota 2,50 o 3 metri più sotto, di grande importanza, che gli archeologi hanno giudicato di grande importanza. Questa è una domus, una casa del comandante, tra virgolette, si pensa che sia la casa di chi governava questa guarnigione. C'è un muro di contenimento con degli archi che collegava delle parti diverse. Quella, come sapete, quella parte di Roma
antica era tutta una serie di orti, giardini, sistemazioni verdi, ville che scendeva verso il Tevere, intervallata da numerose marane. Quindi piena di sostruzioni, di sistemazioni anche murarie. Queste sono le parti della casa che sono state trovate, i mosaici, tutto sarà rigorosamente, è stato, mano a mano che viene trovato, tagliato, classificato, congelato, portato a basse temperature, conservato nei depositi del Consorzio Metro a Centocelle, dove ci sono giganteschi contenitori refrigerati che tengono questi reperti, e poi saranno rimontati nella nuova stazione con alcune piccole variazioni di quota desunte dovute alla tecnicalità del costruire una stazione della metropolitana. Questa è la piccola piazza Ipogea che serve da ingresso alle due realtà, la stazione e il museo. Quando sarà realizzata la stazione è in corso di realizzazione, ma il museo no, perché non è finanziato ancora, quindi vedremo come andrà a finire. Di fronte ci sono un tratto di mura aureliane che è momentaneamente, cioè da sempre è parzialmente interrato, e uno degli obiettivi di seconda o terza fase del progetto sarebbe quello di scoprire il piede della fondazione delle mura aureliane in quel punto. Questo è dall'interno della stazione verso l'esterno, cioè verso l'Ambaradam praticamente. Questa è la prima ipotesi di sistemazione, anzi no, già la seconda, con, vedete, il museo a destra su due livelli e il percorso di visita museale con i reperti, un controcampo e infine dei dettagli esecutivi delle anfore, tutti quanti i reperti sono molto simili a quelli di San Giovanni, però con cose anche diverse. È stato trovato un bellissimo fondo di bicchiere d'oro dove c'è una testa di una guerriera che è la Dea Roma, lo dicono gli archeologi, lo dico io, sovrintendente, che diventerà il logo della stazione. Continuo? Sì, io devo andare a prendere. Sì, facciamo questa parte molto velocemente, sono solo disegni praticamente. E chiudiamo. Questo testo bellissimo, di piccolo testo di Faucillon, ci fa capire che cos'è disegnare, cioè compiere questa specie di cortocircuito mentale che facciamo tutti i giorni dal nostro cervello ai disegni, al quaderno, al foglio, e là si forza il nostro pensiero, la consistenza del nostro pensiero, arriviamo a bloccare, cioè, perché se no si blocca, invece si sblocca disegnando, scrivendo. Questo piccolo schizzetto microscopico è così, credo, è di Louis Kahn ed è Palazzo Strozzi, quindi penso che interpreti benissimo questo breve testo di un grandissimo autore. Quando faccio lezione parlo di questi quattro modi di disegnare, ma di questi quattro disegni in particolare. Pagano che si ridisegna la cella da carcerato fascista, antifascista a Brescia. Uno dei disegni, degli schizzi più belli, più lirici di tutta la storia dell'architettura italiana, che è quello di Edoardo Persico, la maniera di disegnare di Piacentini, di come imponeva, no, o consigliava energicamente le soluzioni ai giovani architetti razionalisti, e infine Ridolfi. Per me scrivere e disegnare sono quasi la stessa cosa. Questi piccoli schizzi, ad esempio, sono sull'assonometria. Una volta mi ero messo in testa di fare un libro tutto di assonometrie e poi non l'ho fatto,
però per me è un'attività costante, continua, devo dire anche un po' compulsiva, forse ossessiva, però è una maniera per me per riflettere continuamente sul progetto e anche per studiare. Riconosco a Claudio D'Amato, quando sono andato, questi sono degli appunti per delle lezioni sulla centralità che ho fatto a Bari i primissimi anni, quindi 93, 94, 95. Riconosco a Claudio D'Amato questa grande capacità di didatta. Intanto ha inventato dei modi di disegnare, di fare didattica che sono state delle vere innovazioni. Ad esempio c'era un meccanismo dei laboratori di laurea dove i ragazzi si impadronivano da pre Dario Passi, si chiama questo, è un da pre, è chiaro, no? È un ridisegno di Dario Passi. I laboratori di laurea erano delle stanze fisiche a Bari, sono tuttora oggi delle stanze fisiche a Bari, sono 12 stanze grandi dove 12 gruppi di ragazzi di 6 si installano e preparano la tesi di laurea con i professori che li vanno a trovare settimanalmente o 2 o 3 volte a settimana, tutte le volte che possono. Sono cicli, per me sono lavori recenti, sono cicli di lavori e sono spesso sono disegni fatti, la maggior parte dei casi ormai quasi su foglia 4, e foglia 4 spesso da riciclo perché mi piace lavorare anche con gli scarti, con i frammenti, lavoro con questa maniera, isolo le cose col bianco oppure disegno sulle buste usate, mi piace molto usare, questi sono piccoli pezzi di carta giallina incollati tra loro, è un'attività costante e continua che mi accompagna durante il mio lavoro. Quindi il mio lavoro è continuamente intrecciato col disegno di architettura e si mescola continuamente sempre. Questi sono dei piccoli testi che ho scritto in occasione di una comunicazione che ho fatto al Macro, siete stati invitati anche molti di voi da Carlo Prati per una cosa sul disegno che ho trovato molto interessante. Qui dicevo che propendo quasi sempre per un unico tipo di disegno, che è una specie di edificio isolato come questi, corroso, no? Articolato, che per me corrisponde però anche a una ricerca che ho fatto per molti anni sull'edificio complesso, su un edificio stratificato che ha grandi atri, che è corroso dal suo interno, da modi, pensate a come ad esempio Stephen Hall, no? ha traforato gli edifici con dei passaggi volanti al 16° piano in Cina, no? E sono quasi tutti molto uguali, in alcuni è evidente, no? Il richiamo anche a un modo di disegnare, di trattare pittoricamente i disegni come quelli di Dario, ma poi prendono dalle loro strade e mi piace molto lavorare con sui formati piccoli, molto spesso su bianco e nero, molto spesso su frammenti molto piccoli di disegno, annegati spesso nel bianco fino quasi a farli scomparire. Qui possiamo andare molto veloci. Spesso faccio anche degli studi più approfonditi sugli atri orizzontali oppure sulle scale verticali oppure su questi modi di di inerpicarsi delle scale sotto gli edifici. Certi tipi di pennarelli sono utilissimi, questo sono fatti con un pennarello di Muji, che è una specie di pennellino, tu lo conosci sicuramente, che è bello quando è scarico perché dà delle cose, dettagli particolari. Amo moltissimo la carta da pacchi, naturalmente, questa è un'occasione, ho risposto a una cosa dall'Accademia di San Luca all'inizio della pandemia, regalare un disegno. Questa è un'esercitazione un pochino più complessa su uno scheletro albanese, a cui la mia amica Anna Bruna conosce bene questa esperienza. Siamo stati invitati a fare dei disegni su uno scheletro, però lo scheletro si doveva vedere.
E io ho fatto questo lavoro in cui richiamo, cioè ragiono sempre sullo stesso tipo di edificio, molto complesso, molto corposo, molto scavato e molto corroso, come è nella storia dei miei, anche della mia formazione, delle persone che mi hanno insegnato. A destra potete vedere c'è un richiamo a Sacripanti, appunto, a un disegno che forse non so se l'ha fatto Franco Purini. Ancora questi, rifletto sempre su queste cose, sperimento dei graffiti, sperimento delle cose così più organiche, preparo delle basi che poi spesso non finisco, preparo degli appunti per un testo che ho scritto, questi sono degli appunti, sono i 5-6 capitoletti, insomma, 6 frasi lunghe che ho scritto in questo piccolo pamphlet che ha fatto il Maxi in occasione della mostra di Dario di qualche anno fa, il 2018, dove richiamo appunto un testo di Luisa molto bello, dove parla di questo tramestio degli strumenti che si sentiva nello studio di Dario. Questi sono ancora piccoli formati, veramente piccoli, fatti su carta da riciclo. Questa è un'altra ossessione, quella di ridisegnare alcune cose con un unico tratto molto spesso. C'è un richiamo anche qui a una specie di tessitura tettonica. Nella mia attività di scrittura, ecco, la mia collega che sta qui, Milena Farina, mi ha chiesto uno scritto più meditato sul lavoro di Dario, e l'ho fatto su questa rivista scientifica del nostro dipartimento, dove appunto ho cercato di ricostruire il rapporto, il passaggio tra il riferimento, quel riferimento e le astrazioni intenzionali e quei 2 o 3 piccoli testi teorici di Dario Passi, a invece alla sua maniera più forte e più esplicita della forma urbis, diciamo incarnata in quei progetti di città, di architettura del libro Architettura di città, che secondo me è stata un'occasione importante della cultura italiana architettonica per appropriarsi di una ricerca e di farne un manifesto per una nuova architettura della città, no? Però mi sembra che sia stato un suggerimento che non è stato colto. Invece è stato colto in questo stesso fascicolo, ci sono dei saggi su Kolloff, su Chipperfield, su Lan, sullo studio architecture Lan francese, dove invece appunto quel tipo di architettura per la città è stato interpretato da quegli autori in quella maniera che sappiamo. E però trovo che il lavoro di Dario in questo è stato profetico e forse visto, guardato con attenzione. Comunque è un testo che ringrazio Milena di avermelo fatto scrivere, perché mi è stato molto utile mettere a punto una serie di cose che poi farò. Infine, il nostro amico Francesco Moschini ha chiesto a molti di noi, da appunto collezionista particolare quale lui è, ci ha dato questo libro di Leonardo, a molti di noi amici che disegniamo molto, e ci ha chiesto di illustrarlo. Ecco, questa cosa ce l'ho da 10 anni a casa, non la riusciamo a finire, alcuni l'hanno consegnato, altri no, io ce l'ho ancora lì, ma glielo darò prima o poi, perché non si possono illustrare 300 pagine, avrò fatto 40-50 disegni. E naturalmente sono entrato, sono stato fermo per molti mesi, poi ho provato a scardinare questa cosa di Leonardo, provando a lavorare sugli impianti, no? Siccome lui fa tutte queste cose macchinistiche, allora ecco, cioè, ho provato a farli entrare dentro dei miei disegni, che sono una riflessione su quelle cose di Leonardo, però le mettono in scena, le teatralizzano in una certa maniera. Sempre molta pittura bianca, molti riferimenti a Leonardo che sta lì sotto, ma anche a molte
maniere di disegnare nostra, di nostre, di mie, nostre architetture. E infine ho disegnato, trovo questa bella questa cosa di fare non solo call for abstract, ma fare call for drawings. Mi sembra che la Sapienza con questa cosa su Carlo Aymonino ha fatto una bella cosa, mi sono divertito molto e impegnato a fare questo disegno. Ci è stato chiesto un disegno su Carlo Aymonino, 50x50. Io ho scelto di lavorare su dei progetti forse meno noti di Carlo Aymonino, che è appunto un edificio che per me mi evocava tutto quello che ho detto finora, un grande intensivo periferico. E quindi a partire da una fotografia ho ricostruito la testata dell'edificio di Via Nagni, disegnandola tutta proprio ricorso per ricorso, sono tutte tessiture di mattoni, tra l'altro ridisegnandola ho visto un sacco di piccoli dettagli raffinatissimi che nessuno ha commentato probabilmente, perché è un edificio, credo, sul quale si è riflettuto poco di Carlo Aymonino, dove lui si poneva un tema da come era lui, no? Col pragmatismo feroce che spesso lo contrassegnava. Cioè un edificio speculativo, nel testo è bellissimo, lui parla di, ci siamo posti il tema con l'impresa di fare un edificio speculativo che fosse bello. Però, ecco, ancora piccolissimi formati, sono biglietti da visita, mi piace molto lavorare col nero e col bianchetto. E ho finito, questo è un piccolo omaggio a Maria Lai, che ho avuto la fortuna di conoscere e abbiamo in casa delle piccole cose sue. Io ho finito, grazie. Grazie di questa immersione nel tuo mondo. Beh, molte cose sono tangenti a molti di noi, come dire, hai giocato in casa, no, diciamo. Non l'ho negato, però. Non l'hai negato, no, assolutamente no. Allora, qualcuno vuole fare qualche domanda al nostro amico? Nessuno, no? Te sì. Però deve durare 10 minuti, Nicola, devo scendere a prendere la mia domanda, dura 30 secondi. La mia domanda dura pochi secondi. All'inizio, delle tante cose che hai detto, all'inizio cominciando a parlare dei progetti, hai parlato di astrazioni intenzionali. Poi hai parlato di intenzionalità estetiche e altre cose di questo tipo. La domanda che ti faccio è come mai non hai parlato di forma o di forme? Ne hai parlato alla fine, ma in un librino di Faucillon. E siccome la questione della forma in architettura credo sia fondamentale, e da troppo tempo non se ne parla, come se fosse un tabù, cioè sembra che l'architettura non è mettere in forma dei contenuti, ma è qualcos'altro che non si capisce. Ti chiedo se c'è una ragione o solamente per questa. Invece no, la seconda è un piccolo appunto. È curioso perché hai parlato della demolizione brutale del Tiburtino III e hai citato, facendoci vedere con la diapositiva, hai citato Giorgio Grassi. Io solo di recente, non lo sapevo in realtà, forse voi invece lo sapevate, la casa dello studente di Chieti di Giorgio Grassi è stata brutalmente demolita. È rimasto solamente un pezzettino della casa dove c'era la mensa, il resto che era stato tutto costruito, addirittura un altro padiglione era stato finito e invece il resto era stato tutto costruito nel grezzo, nell'architettonico, è stato brutalmente demolito. E allora mi ha un po' incuriosito questa questione che tu citi Nicolosi dicendo o quel tipo di architettura e fanno tutte questa fine, o c'è qualcosa. Ora mi pare che no, c'ho qui l'attività demolitoria
intanto delle borgate si è arrestata, sì, so di questa vicenda, l'ho visto a Pescara, sì, purtroppo è successo quello che è successo, insomma, sono dinamiche molto complesse. Sulla forma, sì, hai ragione, ne ho parlato un momento. Allora, intanto la forma architettonica è, lo dico con molta chiarezza, per me è sempre stato così, ma penso che sia così per tutti noi, è il centro poetico del nostro lavoro, sempre. Non c'è un progetto che non abbia al suo centro un'idea di forma. Il dibattito sulla forma è complessissimo, ricchissimo, cioè, ci sono dei testi classici sulla forma architettonica, da Moretti a... ma il centro poetico del nostro lavoro è la forma architettonica, raggiungere un'idea di forma. E raggiungere un'idea di forma e di chiarezza. Per me la forma è legata molto alla chiarezza. Chiarezza, come sappiamo, è un processo a cui si arriva molto lungo e molto faticoso. Ho parlato di forma quando ho parlato di quella cosa che si chiama, che ho chiamato con questo neologismo che allora andava, cioè i nostri assistenti ci dicevano, ci sottoponevano, che era appunto quello della tecnologia formalizzata, cioè quello di appunto di non trattare la forma, cioè gli aspetti della costruzione del progetto, la forma dei pilastri, dei muri, appunto non come il portato, Dario lo scrive molto bene in qualcosa, non è il portato dell'industria edilizia esistente, ma è il lavoro dell'architetto che ci lavora, lavora su quelle forme, raggiunge dei risultati. Quindi sì, hai ragione, forse non ne ho parlato esplicitamente perché ultimamente tendo a usare meno certe parole pesanti come la forma architettonica, perché non lo so, lo dico nell'insegnamento, cerco di far parlare, a passare il concetto di forma architettonica attraverso tutta una serie di passaggi più guardinghi e più mediati. C'è un testo molto importante che conoscete, di Massimo Cacciari degli anni '80 su Casabella, dove fa un ragionamento su 13 punti per l'architettura, dove dice appunto che il progetto, nell'ambito storico e fisico nel quale siamo oggi, che è quello della città costruita anche compatta, deve farsi più abile, più guardingo e più metodico, cioè deve essere capace di introiettare al suo interno tutte le difficoltà, le complessità, tutti quanti i rapporti con le discipline altre e gestirlo. Quindi deve essere un progetto più attento, più astuto, ecco. Io credo molto a questa cosa, però la forma architettonica è al centro comunque costante del nostro lavoro e mi piacciono degli architetti italiani che pongono comunque al centro del loro lavoro ancora quest'idea. Non cito naturalmente i presenti che siamo fuori gioco, ma penso a come lavora appunto Grassi, l'ho citato più volte, a me piace molto Canali, ad esempio, mi piace molto, riconosco una grande maestria e bravura a Francesco Cellini, trovo che Renzo Piano in alcuni progetti arriva a un'idea di forma chiara, cito per tutti solo uno, la Morgan Library di New York. Ecco, questo per me. Trovo che gli ultimi Pritzker siano, non li condivido, penso che stiano prendendo una deriva, non lo so, non mi piacciono gli ultimi progetti, gli architetti che sono stati premiati, ma chi se ne frega, il mondo va avanti senza queste mie convinzioni. Però la forma architettonica è questa, cioè è arrivare a una forma attraverso tutta una serie di aggiustamenti e di progressive depurazioni di stati del progetto verso la chiarezza e la intelligibilità. Secondo me questo è molto importante. Bene, ci abbiamo finito? Forse... Ah, sì. No, una domanda un po' più
Stavo rivedendo il progetto che hai fatto per Messina. Siracusa. Scusa, per Siracusa. E che trovo straordinario, proprio perché appunto è tutto sotterraneo, eccetera, e cerchi in qualche modo di ricostruire la complessità che hai fatto vedere, no, nelle tue fasi precedenti, questa complessità di costruzione dell'architettura, appunto anche molto legata nel mio periodo soprattutto al movimento nazionale, e poi però appunto in questo sistema tutto sotterraneo, tutto naturale, cerchi di trasporre questa organizzazione, queste connessioni, per fare qualcosa anch'essa di, come dire, di complessità, ma anche di organizzazione degli spazi attraverso i percorsi. Era un'anatomia di Siracusa. Mi sembra una sintesi molto efficace. Quel progetto però, lo dico, è un gesto, naturalmente, appena indagato, perché era un'occasione concorsuale molto veloce, molto. Il progetto è soprattutto interpretato da quel piccolo plastico. Sì, magari ci sono quelle cose che hai detto. Per me c'era. Però oggi quel disegno ce l'abbiamo, quello gigantesco ce l'abbiamo appeso allo studio, ci passo davanti tutti i giorni. C'è un eccesso. È evidente, no? Un eccesso di texture, un eccesso di memoria, un eccesso di frammenti, un eccesso di frammentismo, appunto, che è uno dei mali, anche trovo, dell'architettura contemporanea. Cioè, a proposito della forma, c'è questa paura dell'unità. C'è questa paura dell'unità, nel senso che tutte le filosofie del progetto, della postmodernità, no, dei gruppi radicali, hanno portato a questo eccesso di frammentismo. Mi ha sempre colpito una critica che anticamente già faceva Giorgio Grassi proprio al progetto di San Rocco, nella cosa che avete tradotto voi. È bellissimo, ma se c'è un limite è proprio questo aspetto recherché e di frammento di San Rocco, cioè è poco reale, è poco vero, è poco, no, forse adatto alla città oggi. Questo mi ha colpito sempre, questo aspetto. Grazie.